Qualcuno è morto. Giustamente il bubo al posto del master, ovvio. Cioè, Ma... qualcosa è andato storto in tutto questo. Ok, siamo in live. Finalmente, ragazzi, ci siamo. Vero? Con tutti i problemi tecnici, mi state continuando a dare problemi. Ragazzi, spero che si senta bene, che ci sentiate bene. Abbiamo come ospiti anche stasera gli immorali con il nostro Alessio Persichetti e Federico Barbafina. Alessio E la mia Persichetti. collezione di spazzolini dietro. Wow, quella è molto figa. Alessio Persichetti è il nostro master della nostra avventura su D&D quinta edizione Farwood. C'è un po' di marketing alla Wizards of the Coast. Ti deve far Adesso pagare. vogliamo, esatto, adesso vogliamo soldi. E non ultimo per di Quindi, importanza, ma ultimo sì, dai, perché ha anche un'importanza. no, poretto. Abbiamo qui Sofia. No, specialmente con questo cappello, per me sei il primo stasera. È bellissimo. Sì, vedete, Michele ha deciso di fare la transizione verso un genere in cui si sente più a suo agio. Esatto. Ass sì. Gaut, vabbè. Capita. Quindi d'ora in poi sarà Sofia. Non più druido, Sofia. Sofia. Io Grazie. spero che abbiate visto la storia con la musichetta di Dragon Ball in sottofondo perché sta bellissima. Se la volete rivedere è su Facebook con la bella faccione del Buba. Davvero, qui voglio il copyright, però, non sapevo che mi avessi pubblicato su Facebook per giunta, però va bene, dai, per questa volta ti perdono, seconda volta si sgancia un cinquantino minimo. Ma Allora. al massimo un bacino da Bahamut ti faccio da. Pensavo da te, allora no, non lo voglio. No, no. Comunque, ragazzi, sono stracarico, non vedo l'ora di giocare perché è tanto che fremo dalla voglia e voglio sapere come finirà, insomma. Oh, Cioè. come finirà? C'è ancora da dirlo. Tutti morti, ma dipende come. Probabilmente sì, saremo tutti stati tutti massacrati, però ci sta, dai. Total party kill. Sì, fa Secondo me è parte del gioco questo. fattibile. Sì, Ma scusate un no. attimo, ho un problema con Roll20, non so cosa diavolo mi sia successo. Quando mai non ci sono problemi? Tranquillo, Percy. Roll20, Allora. Come a me tanto mi sta dando problemi la live, mi dice che sto perdendo frame. No, allora, diamine. Ragazzi, intanto allora, Allora, potremmo spiegare intanto, ecco, Farwood per chi entro in. Ecco, non ci conosce. scusate, ho risolto con Dai. Roll20. Allora, chi vuole Siamo cominciare capaci. con l'introduzione? Anzi, permettetemi di introdurvi innanzitutto che cos'è Farwood. Allora, per chi si è Esatto. perso gli scorsi episodi, Farwood è una regione che appunto si trova una regione centrale del mondo che appunto che sto delineando mano a mano nelle mie campagne, dove la maggior parte della regione è occupata dall'omonima foresta Farwood, come potete vedere. Farwood è sotto tecnicamente il dominio del ducato di Chaodian, un ducato di elfi che fin dall'antichità controlla la regione, ma non dovete immaginarveli come gli elfi tolkieniani, bensì più simili ai bizantini o ai minboniani di Erric i Minboniani di Michael Moorcock, una razza potente, barocca, ma al tempo stesso decadente. E appunto in questa foresta l'unico passaggio non sentito attraverso la via elfica. Ciò nonostante, sono secoli che ormai, per via di una guerra fratricida fra Chaodian e alcuni elfi che si sono convertiti al re dei Ghoul, gli elfi della neve, si sono adattati a vivere fra le regioni artiche al confine con la regione di Farwood, ha perso buona parte del controllo della regione e vari. Fazioni stanno cercando di prendere il controllo della foresta. Fino a Scusa questo Percy. momento, appunto, i nostri quattro ora tre eroi No, no, ci sono, scusate, che mi sono hanno scordato. ricevuto in eredità
per varie circostanze fortuite, il maniero di Ravenarm al centro della foresta, l'unico insediamento al suo interno permesso ai trattati con il Ducato. Ciò nonostante, alcune ombre si allungano sulla foresta e ci sono vari giocatori all'interno di questa partita. Non soltanto le città-stato a est o ovest come Donerik o Crowell che hanno interessi sulla foresta, bensì altri signori oscuri ben più temibili, i quattro lord vampiri che si stanno fronteggiando in una guerra fra procure, dato che non possono combattere alla luce del sole per il predominio della foresta. In tutto questo, Bubba, che cosa è successo nella scorsa sessione? Ed ecco che parte il riassuntone. Immaginate però con la musichina di Dragon Ball. Non possiamo mettere per no, il copyright, purtroppo. Però ho la musica dell'intro. Ah, ok, ok. Prima allora, appena metti l'intro, mi dai vai. Via. Vai, posso, può andare. Inizio. Bene. Lo scorso episodio, i nostri tre valorosi eroi, ovvero Vaselic il mago dell'Accademia di Donerik, Vlastuk Tagaft, il mercenario dragonide, e anche Radagast, il consulente druido, si sono portati verso la volta di Crownwall per andare a incontrare il Lord Comandante Ras Kraovich, che ha per loro una missione lungo il tragitto attraversando le foreste pericolose e non sicure delle Farwood. Si sono imbattuti in un gruppo di briganti che hanno sconfitto e sono riusciti a mettere in fuga il loro capitano, il loro capo. Ma ora hanno ad affrontare ancora un lungo viaggio per arrivare alla città e vedremo se ce la faranno. Ora ho fatto un riassuntone un po' così, quasi meglio banale del mio. Ma ci sta. Che cos'è? Però ecco, il Black chiedete... non ho letto niente. È un cocktail. È formato appunto, l'ultima volta eravate a tre quarti. Non glielo saprei dire con estrema certezza. Comunque avete impiegato un giorno e mezzo. Avvocato, non sono e... barman. Esperienza per questo alla fine. Non glielo saprei dire. Ve l'ho già dati, Bubba. È molto buono comunque. Però appunto avete affrontato su questa appunto parte interrotta della via elfica da un fiume ricostruita successivamente un gruppo di banditi il cui capo è riuscito a fuggire e andarsene all'interno della foresta. Sono ormai, tenete conto, verso le 5 del pomeriggio e avete appunto, siete riusciti a eliminare 5 banditi, ma il capo dopo che Radagast l'ha inseguito in forma di orso bruno tra le foreste, è riuscito a fuggire appunto eludendolo, passando all'ultimo momento, scartando al lato di un albero. Radagast ha inciampato su di esso e ha perso e ne avete perso le tracce nel sottobosco. Riuscite a vedere la mappa? Sì, sì, sì. Bene. Ok, tipo il mio Vaselic è ferito in questo momento. Esattamente, Vaselic ha credo solo 2 punti ferita. Ok, sì, l'ho curato. Ah, vabbè, sì, che mi stai sì, curando. 11 punti ferita, ti ha curato guardo... con le erbe. Sono salvo per un pelo, Radagast. Cristo, non ti preoccupare, adesso passerà però... tutto. Speravo che il draghetto ci desse una mano il più presto possibile, invece ci ha messo un'ora arrivare qua. Cristo, come sei lento, Vlastuk. Allora, in primis, io almeno qualcuno l'ho acchiappato. Te la soltanto i padellati tutti. E il migliore tra tutti qui è il druido, che con un rutto ha buttato giù una persona. Sì, ecco, troppo. Solo che ci stavo per lasciare le penne, dannazione. Il viaggio è ancora lungo, Cristo. Eh beh. Sì, ma cosa facciamo? Andiamo a inseguire quel tizio o continuiamo? Beh, vorremmo... Hanno parlato di una carovana, hanno parlato di alcuni prigionieri. Se li liberiamo... Come, Radagast? Beh, intercetterei quella cazzo di carovana. Bene, magari possono avere
dei buoni agganci per la città di Cranwell, ci possono dare un bel biglietto da visita e ci porteranno come degli eroi se li salviamo. Andiamo a vedere l'accampamento. Beh, sì. Questa volta idea però... dove posso fare? Proseguiamo e guardiamo dove è l'accampamento. Intanto sto ripreparando i miei incantesimi. Uè, Vaseric, che vuoi? Ancora un po' di medicine? Se ce l'hai, sì, volentieri. Certo. Ma se andiamo un attimo qui nel ruscello, se ti sciacqui almeno un po'. Bene. Prima nel ruscello inizia a sciacquare. Preparo un bel imbacchino. Sono tipo ancora un po' rintronato, perché alla fine sono stato pugnalato, massacrato e pure pestato. Non sì, so. Allora, Radagast prende alcune bende di lino, riscalda alcune delle erbe facendo degli impacchi con queste foglie umide sulle ferite dopo averle ricucite con un osso e un filo. Oh. Grazie Radagast. C'è di niente, dobbiamo Nino. Proseguire, però stare fermi al calare della notte sarà molto pericoloso, dobbiamo muoverci. Dannazione. Sì, andiamo, dai. Avanti, Vaseric, aprici la strada. Bene. Vasi Blastuk. Ah, ecco, te l'apri da solo, cazzo. Bene, vabbè, come lui parla avete da solo, potuto notare, voi siete alla prima curva andando a ovest della Via Elfica, che ricordiamo è l'antica strada ormai in decadenza, che appunto gli elfi permettevano ad altre razze di usare per attraversare la foresta senza invadere il loro dominio, ma sono ormai secoli che Chaodian è troppo indaffarato con la guerra civile per badare ai propri confini. E appunto, tra l'altro, prima di continuare una piccola nota, mi sono preso la libertà di aggiungere ai vostri diari anche se aprite la stessa mappa, ma con i vari numeri per esagoni, in modo tale che voi possiate prendere appunti o segnarvi in base alla vostra posizione se c'è qualcosa di interessante o meno. Con gli esagoni numerati è molto più semplice. Grazie, se volete ricordare, c'è qualcosa in quel pezzo di bosco a nord, a sud e così via. Okay. Ah, vedo. Quindi un bacino. Tipo io mi guardo Blast e li faccio. In questi momenti, dannazione, un po' mi manca Julian e le sue strimpellate. Almeno ci tenevano di compagnia per il viaggio. Abbiamo il druido per farci compagnia. Sì, ma non canta. Beh, potrei suonare. E oggi da qualcosa che non è la bocca. Bene, andiamo proprio bene, Cristo. Muoviamoci avanti, dobbiamo raggiungere l'accampamento. E ho già un piano in mente. Bene, bene, andiamo. Aspetta, ok, inseguiamo il capo dei banditi. La carovana. Si insegue il capo dei banditi che ti è scappato. Il capo dei banditi non lo puoi seguire perché non sai dove è andato. Come senti, no? stai sparando più cazzate di una balestra a razzi, a ripetizione. Ora, ragazzi, andiamo, via. Ho anche picchiato una musata per terra, cioè, insomma. Esatto, sei la nostra spada, non sei la nostra mente. Proseguiamo per il sentiero a questo punto, no? Sì, proseguiamo. Vado io nel frattempo, mentre proseguiamo nel bosco, cerco sempre qualcosa, animali, erbe... Ok, allora ditemi sulla mappa, seguite, vi limitate a seguire semplicemente la strada. Sì. Ok, come vi ho detto, vi muovete in un giorno di 5 esagoni. Vi siete mossi di 2, scusate, di 3, e voi potete al massimo muovervi un altro paio prima del calare della sera, tenete conto. Oddio, perché di solito vi muovete a 24 miglia al giorno. Però, dato che siete su una strada, vi muovete a 1,5 la vostra velocità. Quindi, appunto, seguite la strada, che appunto, dopo il fiume, il ponte ricostruito alla bella e meglio, con tronchi, terrapieni, eccetera, eccetera, riprende tutta la strada lastricata con... appunto statue di marmo ormai razziate,
strada rialzato nei vari San Pietrini ormai divelti, eccetera, eccetera. Dico, guardando le statue, faccio un tempo, deve essere un posto meraviglioso questo. Posso... un capolavoro, com'è? Per curiosità, posso fare un tiro su storia per riconoscere, non lo so, per sapere se so qualcosa di questo posto? Cioè, assolutamente, no... assolutamente sì. Ok. Guarda, un secondo, eh. Dai, bello, aprimi la scheda. Grazie. Storia. Tipo, mentre vedo lui che osserva, tipo così, faccio da quando... E da quando sei esperto di storia, Blastuk? Ho fatto 14. Allora, te sai che, bene o male, vieni da un background nobile. Sai che, appunto, hai ricevuto almeno un'istruzione basilare su di geografia e storia. E sai che le varie statue che costellano la via Elfica rappresentano santi che hanno portato in avanti il messaggio di Aztoa. Aztoa è colui che ha portato, dopo la sconfitta e la caduta dell'impero degli Elfi, il popolo elfico a Farwood nel Ducato e ha fondato il Ducato. E questi sono i vari santi e generali che augurano un buon viaggio ai viandanti. Ok. Però non sai identificare precisamente quali sarebbero, male, sì. Sai. Esatto, questi sono santi e comandanti che sono distinti sul campo, ma non sai precisamente quali, perché sia sono appunto le statue sono danneggiate, alcune le hanno distrutte, hanno preso pezzi di marmo per chissà cosa, altre sono state divelte, altre sono state semplicemente vandalizzate. Immaginate che è veramente come se fosse una strada romana in rovina nell'alto medioevo. Ok. Beh, Vasrik, qualcosa vorrà pur valere il mio sangue nobiliare, possiamo dire così. Un po' ho studiato. Silenzio. Allora, sentite, appunto, non c'è bisogno di un tiro perché il rumore è molto, molto forte. Sentite appunto il rumore di un albero che cade all'improvviso. E poi un altro ancora. Porca bestia, ma che cazzo succede? Cavolo! Oh, si è risvegliato Vasrik. Mi rassetto, mi metto a posto la pancia, me la tiro su. Adesso vado a dare un'occhiata, se permettete. Dovresti andare a vedere. Sì, vengo anch'io. Tu, Vasrik, stai indietro. Ok. Magari nasconditi anche. Ah, ha parlato cuore impavido. Potrebbe essere una bestia arrabbiata o qualcuno molto ubriaco. E in qualsiasi caso ci devo andare io. E se fosse una bestia ubriaca, arrabbiata? Cazzi tuoi. Cazzo. Mi cammino. Vabbè, io e il druido ci incamminiamo. Vasrik, cosa fai di preciso? Rimani indietro? Fai qualcosa nel frattempo? Buba. Rimango a guardare da distanza, non voglio intervenire ancora. Va bene, quindi procedete. Diciamo che il rumore, ripeto, sono già le 6:30 di sera, quindi sta arrivando il calar della sera. E notate appunto una banda di, cioè lo vedete perché state vedendo attraversando la strada si abbassa leggermente in una piccola conca e vedete la via Elfica passa accanto a un piccolo lago. Sì. E vedete una banda di goblin. Porca che sta. Da quello che vedete sono almeno 6, ma ci sono, vedete, c'è anche un luogotenente sopra una gigantesca bestia pelosa con lunghe orecchie, una faccia antropomorfa in appunto quello che pare essere un'armatura di cuoio con
dei pezzi aggiunti di cotta di maglia e un specie di cappello a falde fatta di latta, e stanno parlando la loro lingua. Vedete, questi goblin stanno tagliando il legno e alcune squadre lo stanno portando via. Provo a fare un tiro su natura per vedere state, se quella... state comunque intorno ai 500 metri. Vedete più o meno la scena, ma non i dettagli. Provo a vedere se conosco la bestia, se mi ricorda qualcosa. Fammi un tiro di conoscenze. Ah, ho fatto natura, Scusa. Sì, sì, quanto hai fatto? Ah, non lo so, me lo dovete dire voi. Sono un po' rallentato. Scusate, Siri. Allora, quanto 4. Hai fatto in totale? 4. A meno che non prendi il vantaggio maggiore. No, non hai il vantaggio. Okay. E non hai idea di cosa possa essere. Cioè, sai che praticamente i goblin ne hai visti molti, soprattutto intorno a Yardsford. Quindi a sud, che è il villaggio che hanno razziato, conquistato e preso per loro. Che molto spesso cavalcano con lupi ammaestrati o warg. Però te non hai mai visto qualcosa del genere. Cioè, almeno una... come se fosse un warg, ma con una faccia antropomorfa. Qualcosa non torna. Blastuk. Non hai più paletta di cosa sia. Blastuk. Dimmi. Mi puzza questa cosa. Beh, dove io... sono capitato adesso? Beh, io sinceramente, se ci fanno passare, non mi interessa di attaccarli o meno. Anzi, meno combattiamo, meglio è. Siamo un due in questo momento. Dici che ci facciano passare? Potremmo girarli. Potrebbe essere un'idea. Ma che cosa ci fanno i goblin qui? Stanno prendendo legna. Però boh, non mi convince molto questa cosa. Sai parlare la loro lingua? Senti, prima cosa, non cominciare a presupporre cose che dovrei e non dovrei saper fare. No, non ho tanto chiesto se la conosci, io no. Torniamo indietro da Vaseric, diciamo, nella situazione. D'accordo, andiamo. Io sono lì intanto che sto rileggendo il mio libro, come incantesimo. Sì, allora, ti stai facendo un... vuoi fare un riposo? Sì, ho fatto breve. Un piccolo riposino. Ok, recuperi un solo slot incantesimo, perché comunque è meno di un'ora. Quindi... ce l'ho tutti di nuovo, perché ho usato soltanto... Ah, no. Giusto, te hai usato... No, hai usato solo invisibilità. Esatto. Quindi hai recuperato lo slot, sì, ma in mezz'ora hai tempo solo di memorizzare un incantesimo solo e recuperi semplicemente lo slot che avevi usato invisibilità. Ce l'ho di nuovo tutti a disposizione. Sì, dato che hai usato solo i trucchetti nel combattimento. Io chiudo il libro così, lo rimetto alla cintura. Vedi, legato. Blastuk e Radagast stanno tornando. Ah, li vedo arrivare? Faccio un po' di versi strani, faccio tipo... E li faccio... Io non mi scompongo, quindi va bene. Arrivate lì, tipo sì. Allora, cosa avete trovato? Goblin che taglia una legna. Come direbbe mia nonna, un bordello. Cosa c'è laggiù? Goblin. Goblin che stanno tagliando la legna. E uno è sopra un coso. Ha una bestia, potrebbe essere un warg, un lupo, però non l'ho mai visto. Ha un muso antropomorfo. Non mi convince. Non siamo nelle condizioni di affrontarli, tantomeno di ingaggiare una fuga da loro. Potremmo aggirarli. Perfetto. Perderemo tempo, però. Beh, quanti sono all'incirca? Quanti erano? 6, 7? Allora, te ne hai visti, ne avete visti 6 che tagliavano legna, altri 8 che portavano via. La creatura cavalcata da quello che pareva essere un luogotenente, dato che aveva un equipaggiamento decisamente migliore, ed è quello che avete potuto constatare. Sono goblin, ci attaccheranno per forza. Sono esseri inferiori e attacca brighe. Beh, io sono dell'idea che dovremmo aggirarli, o comunque dovrei creare un diversivo per farli scappare. Non c'è di questo, basta aggirarli, facciamo un giro un po' più lungo e fine. Comunque tra poco è buio, eh?
Appunto. Non vorremmo incappare in loro di notte, sarebbe veramente un bel guaio, Chris. Io penso che loro di notte non ci stiano lì, visto quello che abbiamo già incontrato. Potrebbero lavorare per loro. Anche. E quello potrebbe essere un grosso problema. E io direi che queste foreste la notte sono un posto davvero pericoloso. Se vi ricordate l'altra notte... Non ho voglia di essere un cazzo di pupazzo di neve in mezzo ai nemici, grazie. Esattamente. Cazzi, sì, cos'è successo per chi non ha visto la scorsa puntata, Luke? Beh, molto... Ti è piaciuto essere un pupazzo di neve? In autunno, quando dovrebbe nevicare fra 4 mesi all'incirca? Beh, cos'è successo? Prima un portale ha teletrasportato zombie e vampiri. Vampiri vichinghi, aggiungerei. Giusto, vampiri vichinghi. E poi subito dopo la foresta si è aperta e sono arrivati altri vampiri a cavallo per ammazzare questi altri vampiri vichinghi. Qualcuno sta utilizzando il famigerato artefatto che si chiama il cuore della foresta. Che vi siete fatti sfuggire? Perché che si sono fatti fottere. Che si è fatto non, perché fottere. Qualcuno non è riuscito a tenere qualcosina nei pantaloni, aggiungerei. È un altro furbacchione, invece non può sentire una melodia che va di testa. Ho capito, ragazzo, sono un cazzo di guerriero, cosa pretendi? No, ma da te non pretendo nulla, alla fine c'è poco da pretendere. Comunque dovremmo aggirare, Vlastok. Per forza. Radagast, conosci qualche modo per farci attraversare questo punto più facilmente? Tu sei un druide, sei connesso a queste terre. Secondo te non lo saprei? Certo che so come si fa. Però dovete essere leggeri, veloci, scaltri, attenti, furbi, silenziosi. No, per quello ci penso io. Allora, sul primo e l'ultimo io non posso essere né veloce né silenzioso. Allora, come vi ho detto, voi siete qui al momento. Ok? E voi potete muovervi, tenete conto, non più di un altro mezzo esagono, perché è notte, avete già percorso la roba come 27 miglia in un giorno, quindi voi potete anche continuare con una marcia forzata, nessuno ve lo vieta se volete andare più a lungo. Ma no, poi preferirei accamparmi, ragazzi. Ci saranno delle conseguenze sul vostro fisico. No, allora, io punterei di... fare una leggera, tra virgolette, marcia forzata per uscire dalla via elfica, tanto basta per stare tranquilli. Allora, se voi vi volete spostare solo di un esagono, che in realtà è mezzo esagono perché stando nella foresta vi muovete a metà della vostra velocità, non c'è neanche bisogno di fare la marcia forzata. Bene, la facciamo se volete muovervi più di quello, bisogna tirare sulla marcia forzata. No, io penso un quadretto va bene anche a voi, sì. Sì. Quale però? A me va bene, a me basta. Indicatemelo sulla mappa. Se mi ripunti, per favore. Allora voi, fammi segnare, voi siete qui al momento. A me basta sapere una cosa. Puoi dimostrare dove siamo, scusami? Sì, avevo fatto col mouse. Ok. Ecco qua. Beh, io proseguirei a questo punto, visto che Crown è qui. In alto a sinistra, andrei dove c'è il verde chiaro. In alto a sinistra, okay. Dice. Qui? Anche se io pensavo, sì, in effetti è l'unica. In alto a sinistra, sì. Per poi scavallare di altri 3 quadretti il giorno dopo e poi riprendere, imboccare la via elfica. Bravo, esatto. Vogliamo andare via elfica, bene, facciamolo. Vogliamo passare tranquilli, allora? Ok. E allora, se vogliamo stare tranquilli in questo momento, tanto dei cose, dei goblin, casto... passare senza tracce. Ok, che incantesimo livello è? Secondo. Ok. Beh, te lo leggo? Sì, leggimelo così facciamo prima. L'incantatore è avvolto da un velo d'ombra e di silenzio che impedisce a lui e ai suoi compagni di essere individuati. Per la durata dell'incantesimo, ogni creatura che da lui scelta è situata entro 9 metri da lui ottiene un bonus di più 10 alle prove di destrezza e furtività e le sue tracce sono impossibili da seguire se non tramite i mezzi magici. Ottimo. E non lasciamo impronte. Bene. Nel mentre mi avvicino a Radagast. Ok. Vado accanto a lui. Vedete, Radagast appunto sta facendo una danza sulla terra, cantilerando nel linguaggio in druidico,
e vedete che i vostri piedi cominciano a essere molto più leggeri, cioè passate subito. Se me lo permetti, per la fine del cast, allungatemi le vostre zampine, i piedini. Sulle sue piedi. Ci sputo sopra. Ok. Però non ci saranno la magia tribale che utilizzate voi druidi. Penso lo usi solo lui che sta qui. Però ragazzi, se poi non mi hai mai raccontato la tua storia in tutto questo tempo. No, io l'ho raccontata la mia storia, certo. Beh, cercavi il cuore della foresta, ma non ci hai mai spiegato il motivo. È un po', non ci hai mai parlato di te. E noi non abbiamo parlato di noi a lui, cioè. Abbiamo un po' di tempo per conoscerci, finalmente. Lui, comunque, Vlastuk, di te cosa deve sapere, oltre che squartavi i bambini su Ponte Oscuro? Ancora. A parte si chiama Ponte Oscuro, invece no, Oscuro. Ponte Scuro. Ecco, raccontate di Ponte Oscuro per chi ha cominciato a seguirci oggi. Beh, se proprio lo vuoi sapere, Radagast, l'uomo che hai qui davanti, ormai l'ho perdonato, certo. Ma rimane sempre comunque uno squartatore di bambini. Non ho ammazzato nessun bambino. Pezzo di merda. Ti ho visto con i miei occhi su Ponte Scuro. Se tu mi avessi visto a me, tu non saresti vivo. Sì, se tu che non hai visto me, semmai, se ci fossimo incontrati, ti avrei sicuramente eliminato. Purtroppo ero siamo lontano. Siamo incontrati perché tu mi hai visto, allora perché non sono morto? Sì, ma non ci siamo incontrati nel campo di battaglia corpo a corpo. Bisogna fare sempre il gioco di chi ce l'ha più grosso. Madonna, che palle. No, non voglio questo, ti ho perdonato, però raccontavo a Radagast chi sei veramente. Cosa sono? Sono un cazzo di mercenario, sono pagato per stare dall'altra parte. Sì. È un mostro. Hai ucciso i bambini. Diciamo, le circostanze vi hanno messo su due fronti diversi. Esatto. Però sono fiducioso che quando ritornerò a Donerik sarei dalla parte giusta, sarei dalla mia parte a combattere. Se vorrete vi racconterò un pochino della mia storia, della mia vita, dell'infanzia. Sono diventato un druido. Perché un tempo ero un misero contadino, penso si vede da come sono, no? Okay. Mi piaceva mangiare tanto e bere bene. E niente, un giorno mentre tornavo, un gruppo di bastardi, banditi, mi ha aggredito. Ho provato a difendermi, ma sono cascato a terra, ubriaco, non mi sono riuscito a difendere. E un lupo bianco, grosso, mi ha salvato. Vedete questa? Faccio vedere la collana, c'è una collana che è una... Questa è quello che mi rimane di quel lupo. E lui mi ha portato a volermi avvicinare a questo circolo, a far parte di loro. Mi sono affascinato. Non lo so, lo sto cercando. Sarei lieto di aiutarti a ritrovare il tuo lupo, se per questo. Ti ringrazierò se lo farai. Tu mi aiuterai invece a riprendere il cuore della foresta. Dobbiamo strapparlo dalle mani da quel lord che lo possiede ora, a quanto pare. Il cuore devo portarlo... sicuramente lo portiamo via da quel vampiro di merda, ma mi serve il cuore, devo riportarlo agli altri druidi, al circolo druidico. Bene, lo riporterai, ma prima ci aiuterai a strapparlo dalle mani di quei maledetti. Certo, è una promessa, questo lo sai. Beh, direi di accamparci. Per la chat, la collana è una collana semplice, è un dente di questo lupo incastonato dentro, è forato e c'è il laccio che ci passa dentro. Nel mentre faccio un tiro per osservare intorno, Ale. D'accordo, fammi un tiro di percezione. Ok, arriva subito il tiro di percezione. Siamo già nel punto dove ci accampiamo adesso? Siete vicini, però dovete trovare un posto. Vedete che intorno a voi vi sta allontanando dalla conca e i rami diventano... Per un tratto più fitti, poi diventano molto meno. Notate che poco in più in là ci sono. C'è una piccola rovina, cioè quindi sopra una piccola un'altra collina di medie dimensioni a nord-ovest a cui siete. Sta veramente a 3-4 minuti da voi. Io andrei lì. Quindi. Cosa ho visto? Puoi ripetere? Vedete che c'è una dove praticamente avete lasciato la strada alle vostre spalle. Vi inoltrate per un pezzetto dove il bosco è più fitto, ma poi si apre in un'altra più o meno
zona collinare coperta da rami da alberi molto meno fitti, quindi cipressi e così via, e dove c'è una piccola rovina sopra questo colle. Una rovina? Io andrei lì. Sicuri? Almeno le mie spalle potranno essere coperte per una notte. Vabbè, in effetti devo cagare da qualche parte, quindi andiamo. Proseguiamo allora. Andiamo verso si vede che Radagast ha fatto l'Accademia Bardica comunque. Insomma. Ok, cosa fate? C'è questa piccola rovina a nord. Beh, ci accampiamo, mettiamo le tende. Scusate, nord-est. Ah, cioè. Io prima guarderei, io farei tipo un giro intorno a questa rovina. Vorrei circondarla, navigarla, se mi permette il termine. Ok, vedi che c'è un paio di cipressi intorno a queste rovine, saranno non più di una quarantina di metri quadri, quindi una piccola torre in disuso. E non c'è nient'altro, almeno a quanto sembra, cioè nel senso questo è quello che vedi a una prima ricognizione. Io faccio un tiro di percezione, se mi è concesso, per sentire se c'è qualcosa di strano. Ok. E poi vado a casa del Buba e strozzo tutta la gente che c'è in casa. No, purtroppo c'è un gruppo di ogri ritardati. Quanto hai fatto? Purtroppo 23 nel secondo, 14 nel primo. Allora, non pare, cioè non ti sembra di trovare nulla di eccezionale. E cioè di udito, sento qualcosa. I gufi, senti. La temperatura è stabile o si sta raffreddando? È stabile, okay. No, è la temperatura equivalente a un... appunto, sì, ha un tempo autunnale, quindi si va verso i 9-10 gradi, ma non sotto. Ok. Mi sembra sicuro, potremmo vedere queste rovine e poi accamparci. Beh, proviamo, perlustriamole. Vediamo un attimo. Entriamo nelle rovine e controlliamo. Dica, sì, master. Vedete che sono molto piccole, non sarà più di la pianta di una torre. Io mi rendo invisibile. Così. Ok. Quindi... Fate i cazzi vostri. Vedete che mentre urla, fate i cazzi vostri, gira, agita il mantello e scompare. E poi il cacasotto sono io. Doseric, sei invisibile? Sì. Senti al momento solo i versi dei gufi di qualche corvo che gracchia nell'aria e una temperatura fresca ma non gelida. Mi addentro nelle rovine. Vedi, le rovine, come vedi all'esterno, è la pianta di una torre di 20 metri per 20, quindi una torre di piccole e medie dimensioni. Non è nulla di eccezionale. La studiata. Sì, vedi che l'interno è appunto occupato da rovi, cespugli. Pare comunque sicuramente riparato perché c'è solo un ingresso di velto, quello a cui si è ripassato. E noti che all'interno ci sono dei resti di un accampamento. Mi avvicineresti? C'è un coso, una specie di focolare spento. Esatto, al centro della torre c'è un focolare spento. Tocco il carbone, mi chino sul ginocchio e tocco il carbone. Quanto godo se è acceso. Allora, no, è spento. Allora, il carbone è... Tieni conto che ci sono ancora tutti i resti e non si sono neanche premurati di nasconderli. Ma è caldo il carbone? No, sarà... Allora, tenendo conto che ancora ci sono i resti, se mi dovessi fare un tiro di... Mi senti se è caldo? Allora, non è caldo, è freddo. Se vuoi sapere da quanto è spento,
Mi dovresti fare un tiro di non mi interessa, specifico. Non mi interessa. Non mi interessa. Mi alzo e freddo, mi continuo. Quindi... Faccio un tiro su... Volevo osservare. Te, Luca, volevi fare qualcosa? No, Volevo fare una cosa, sì. Vai. Comunque, prof... Io... Quanti animaletti ci sono in giro? Beh, ci stanno sicuramente qualche corvo e qualche gufo. Riesco a entrare in contatto visivo con un corvo, con un gufo? Ma proprio tipo... Ok. Face to face con il corvo. Se mi fai un tiro di percezione, sì. Allora, cioè, prima me lo devi individuare e sapere più o meno da che parte viene, forse in quella direzione troverai. Mentre il buon Michele... Vuoi limonare con un corvo? Probabile, è quello che sto provando a fare. Mentre Michele fa questo tiro di percezione, io vorrei... C'è una torre o è soltanto... Cioè, è totalmente diroccata? È totalmente diroccata, ma qualcuno si è accampato non da molto all'interno. Io faccio un tiro di percezione per vedere le impronte, se fosse possibile. Quanto hai fatto? Dai, io 8. Te, Luke, hai tirato? E ora tiro. Non volevo stare sopra Michele. Ah, vabbè, tranquillo. Vai, vai. 17. Vada, vada. Dico buono. Ok. Noti due cose. Allora, noti il fatto che te fai un giro intorno all'interno. Come vedi, è un accampamento ben organizzato. Si sono portati via le tende. Molto probabilmente viene usato solo... è usato molto di frequente perché vedi sono vari buchi a terra per tende o usati come latrina. Però ce ne sono vari, come se questa struttura diroccata fosse stata utilizzata più volte come rifugio. E noti soprattutto a un lato di un appunto un mattone una scritta con vari geroglifici che tu non hai più le idee di cosa siano. Prendo questo mattone invisibile. Invisibile. Se De Basilic si sta facendo... No, sto facendo una storia per i morali. Ci no, si sta facendo, vedete Basilic, intanto si fa un selfie invisibile, lo scatta e si vede lo sfondo e basta. Lo sfondo, esatto. Facciamo una storia per gli morali che va fatta, ragazzi. Ma Cristo, siamo live e comunque ti sento e faccio, dimmi. Te lo metto per terra, non so se si sparisce l'invisibilità. Riesci a leggere quello che c'è scritto qui sopra? Faccio un tiro. Che lingua è? Tanto per iniziare. Ecco, non ne hai... Fammi... Allora, per saperlo dovresti fare un tiro di conoscenze o intuizione, a te la scelta. In particolare conoscenze... So già cosa fare. Intuizione, boom. Quanto? Lo vedi? 6. Non hai mai visto questi geroglifici? Rimango tipo così. Io posso provare a fare intuizione, però... No. Non lo conosco affatto. E comunque... Io consiglierei di andare via comunque. Dici che non conviene accamparci qui stanotte? Indico a Vaserik per terra... cioè per fargli capire che è molto usato per, come posto per accamparsi. Vedi, qui sono buchi di picchetti. Non so, potrebbero non usarlo stanotte, ma... Potremmo usarlo noi. E dove vuoi andare, se no? Si è fatto troppo tardi per spostarci ancora e rischiare di essere attaccati o sorpresi nella notte. Io provo a fare intuizione sulla scritta. Cosa ne pensi, Radagast? Io stavo ancora cercando di... non l'avete mai visto. Limonare con... Te, Radagast, sai cos'è questo geroglifico? No, ragazzi, io sto ancora cercando di... Cosa col gufo. Quanto hai fatto te con la percezione?
No, allora non riesci a senti i rumori della foresta, ma non riesci a localizzarli, sono troppi e si spostano troppo velocemente. Vabbè, dica Bano, che cazzo vuoi? Radagast, sei in grado di leggere questo? Fammi vedere. Allì. La lingua com'è? Druidico? No, non è druidico di sicuro. Se puoi provare a fare un tiro di intuizione. Ci provo. Da vedere, orchisco. Beh, Buba, quanta cazzo di gente c'hai in casa? Niente. Diversi. Non avete mai visto questi simboli che sembrano quasi triangolini messi in posizioni diverse e alcuni hanno uno stecchetto, però non hai la più pallida idea cosa siano questi due grandi. Fa provare a fare un tiro di storia. Sì, con lo svantaggio, perché comunque forse potresti aver sentito qualcosa, ma non è detto. Tiro di storia con svantaggio. No. Niente, cioè voi state passate mezz'ora per capire il cazzo a guardare questo. Aspettate un attimo, ragazzi. Prendi questo. Senti, draghetto, così. Prendi questo mattoncino e portalo via. Sì, sì, lo porto via, sì. Però stavo dicendo con Vaseric che non ci conviene accamparci qui. E riprovo a vedere se riesco a trovare un corvo, un gufo. O un animale, insomma. Ok, hai un vantaggio perché comunque gli animali notturni stanno uscendo fuori, sono tenuti conto. Ok, quindi fammi un tiro. Come ti devo tirare? Percezione? Sì. Ok. Quanto è venuto col vantaggio? 14. Ok, vedi che c'è un gufo che si è appena posato sull'albero all'esterno. Casto parlare con gli animali. Ok. Faccio il cenno di... Amicare, sono Radagast. Un amico tuo, vieni. Radagast, druido. Cioè, sai che tipo... Cioè, può comunque... Non è intelligentissimo, ma può comunque rispondere a domande basilari. Sì. Amilcare! Che tu sappia... Qui... Ieri... C'era qualcuno? Sì! Ti ricordi chi? Sì! E chi? Ladri! Ecco, anche peggio. Belli o brutti? Ossa! Come? Non ho capito bene. Ossa? Ha detto ossa. Ossa. Ah, scheletri! Te non lo sai, Luca, no? No, era per capire, non... Ok. Tipo, guarda Radagast, ma cosa ti sta dicendo il gufo? Cioè, vedete Radagast e fa dei versi guardando il gufo. Mi giro verso il mago. Ho qualcosa da mangiare. Vaseric? Allontaniamoci un pochino. Radagast è pazzo! Esatto. Parla con i gufi. Amicare, mangia qualcosina. Non arriveremo mai a Crown Wall se continuiamo di questo passo. Il gufo viene sul tuo braccio e aspetta del cibo. Gli do qualcosa, gli do, non so, quello che ho. Lo prende, gli spezza del collo e se lo mette allo spiedo. Amica, vieni qua, tieni. Gli do un po' di... Cosa gli dai da mangiare? Bella domanda. Ti puoi dare razzoni? Io? Razioni di carne ce le ho? Sì, hai della carne secca. Gli do un po' di carne secca. Ok, vedi che Amilcare apprezza molto. Brava Amilcare, bravo, e faccio una carezzina. Guardo Vlastuk che faccio ora. Ecco, ci mancava solo che facesse amicizia con gli animali. Amilcare, senti, ma c'erano anche altri giorni fa? O solo ieri?
Sì. Amicane, sei stato un tesoro. Gli do un bacino. E vola via. Ok. Allora, compari, a quanto pare qua c'erano dei ladri e degli scheletri. Non ci sono segni. Erano ladri scheletri o scheletri ladri? O ladri o scheletri di ladri? Non lo so, non ho capito. Te l'avrebbe detto il gufo, eh? Beh. Sì. Vabbè, già forse non Amilcare mi è sembrato un gufo sincero. Ah, quindi... si chiama Amilcare? Senti, non rompere i coglioni, se no chiamo a te. Come Amilcare. Ci conviene te... accamparci qui, dici o no? No, meglio di nostro, punto no. Bene, spostiamoci avanti allora. Te l'avevo detto, non conveniva. Andiamo più avanti, andiamo... Avevi pienamente ragione. Andiamo nella casella a sinistra. Forziamo ok, ancora. Ma... Però vabbè, oppure potete andare più a nord sullo stesso esagono, perché comunque tenete conto, nello stesso esagono ci sono 6 locazioni differenti. Ora siete alla locazione, diciamo, sud, potete vedere. Sud. Ok, io, andate a, io ragazzi andrei a sinistra, così non ci allontaniamo troppo dalla via Elfica. Vabbè, andiamo okay. A sinistra, dai. Va bene, andiamo a sinistra, insomma. Continuiamo verso Granwall, passando dalla foresta, allora. Esatto. Puntiamo verso est. Sì, verso... Ovest, verso ovest. Ok. Guardo in cielo pensando ad Amilcare, sperando che stia bene. Piangendo, tipo... Amilcare! Forse Amilcare era più di un amico per... Radagast. È stata comunque la storia più... comunque è stata la storia più d'amore più che di Twilight, sicuramente. Esatto, ammetto la più emozionante, che li colpisce. Una vera love story. Allora, ecco, Valentino di... col gufo ci sta, anche se era ieri, ma... Vedete, ecco, in che direzione andate? Verso Cranwell, passando dai boschi. Verso Cranwell, sì. Noi ci dovessi... Ok, quindi cubo, adesso... Siamo a ovest. Proseguiamo verso ovest. Sì, scusa, è ovest. Yeah. Ok. Mentre, appunto, andando a ovest, su, vi lasciate alle spalle, appunto, la rovina con la... collina e il sì, e la torre. E mentre andate ad entrare nei boschi, vedete che c'è una scusa, mi sentite? Sì, sì, no, io il sasso me lo porto dietro. Ma il sasso. Vai. Il sasso con le incisioni. No? Beh, hai divelto letteralmente il mattone. Vabbè, tanto è uno, l'ho preso. Sì, va bene. Tiri, stacchi il sommaltone e rimane il buco nel muro. Cosa vediamo, Master? Su. Ok, procedete per almeno una mezz'oretta, ormai sono quasi 8:30, quindi sta calando la sera, anzi è già calata la sera. Vedete veramente il crepuscolo che fra poco si spegnerà del tutto. E vedete che una luce fra flebile fra gli alberi. Dio. Sentite sentite rumori di festa. Cioè, tamburi e gente che balla. No raga, voci umane, fammi un tiro di percezione. Scusate, io devo un attimo allontanarmi, devo andare Radagast deve andare al cesso. Tutto... Ma, vedete Radagast va dietro a un albero. Un attimo. Così fa. Percezione. Bene. Tira questa maledetta percezione, Boba. Un attimo soltanto. Prima volevo ragionare su una cosa. Allora. Sì, comunque questo posto è veramente una merda. È normale. Comunque, beh, io ho tirato e guardo... Bello, non vedi un cazzo, purtroppo è fallato questo gioco, cioè tiro i dati, viene sempre la merda, ma vabbè, provo io, farò una ragione. Perfezione. Farò una causa roll 20. 18.
è tre sessioni che qualunque cosa tira esce lo schifo, ma vabbè. Vabbè, ci sta. È gioco. Io cosa sento per secondo okay. Senti, che sono come voci di bambini. Vendrar ci scrive, vedi il culo del druido. Oh, sentite, vedete proprio fiumi di fango che provengono da quello che sembra fango, ma puzza molto venire da dietro l'albero, proprio a fiumi. Che bello. Ascolta. Cioè, proprio è presente la melmina che scivola lentamente nella pendenza. Che schifo. No, quello che sapete mi avvicino, sembra fango. Mi avvicino a Blastu che gli faccio... Allora, cosa hai scorto? Sento voci di bambini, non ha senso. Bambini? Sì. Se ti ricordi, avevano preso una carovana con dei bambini, i banditi, con dei civili, però sì, una festa. Voci di bambini. Non fanno una festa con dei bambini. Mi sembra molto strano. Oh, è bello! Avviciniamoci quatti quatti, dovremmo guardare. Quatti quatti, non posso stare quatto, o gli vado lì a brutto muso o non ci vado. Che è successo, sì, ragazzi? Quanto sei inutile, Blastu, che delle volte. Tipo, guardo... Ma io sono ancora invisibile, tra l'altro, no? No. No. Vabbè, comunque mi vado furtivamente a vedere tra gli alberi cosa sta succedendo da più vicino. Ok, fammi un tiro con vantaggio, perché sei al buio e così tra via. Nella boscaglia. Mi posso provare a fare di furtività, ma ho un malus... Sì, hai la chainmail. Ho tirato. Io intanto bel tiro. Raccolgo una foglia, mi pulisco il deretano. Grazie per la tua, appunto, poesia lirica. Radar. 11 più bonus, comunque. No, dove che cazzo sono? Non ne hai. Vedi, c'è solo Vlastuk. Ma che è sparito di nuovo? No, sta andando appunto, in furtivo. Appunto, Vaserik... Tra le fronde degli alberi, tra la boscaglia, il macchione. Ok, vedi che ci sono due elfling che ti guardano negli occhi con delle lance e i vari dipinti, e vedi dietro che alcuni elfling che suonano i bonghi e ballano intorno a qualcosa di antropomorfo, però è fatto di roccia. Seduto, boom, così. Mi hanno sgamato, sono... dunque. Sì, però non ti hanno attaccato, ti guardano. Sei un viaggiatore? Li guardo e faccio, salve. Ah. Sei scomparso, master, non te lo volevo dire. Mi sentite? Ma sei scomparso. Sì. Sei solo la voce... Sei trasceso. C'è un problema con la batteria della webcam. È bello della diretta, esatto. Stanno succedendo le boiate, si rompono le cose. Sei asceso, Percy. Ok. È diventato un elfling. Ok, cerco un attimo di riparare il frattempo. Mi sentite? Sì, sentite. Sì. Tipo io comunque faccio... Ehi, salve, piacere, sono Vaserik, e voi? Salve! Noi siamo gli elfling che abitano in questo... con... Varluk, e vedi che Varluk, e sì. Chi c'è? Vedi che ci stanno almeno una trentina di questi elfling vestiti come se fossero selvaggi, che stanno ballando intorno a questa creatura fatta di roccia gigantesca. Non buono. E sembrano pacifici. Si muove la creatura? Sì, muove la testa, sta guardando incuriosito le altre creature, che è come se gli, appunto, rendessero grazia, ecco, come se fosse una divinità. Vorrei portare i miei onori a Valturg. Varluk. Vieni, c'è cibo per tutti, okay. E vedi che comunque... Vedi, ci sono delle piccole capanne, delle caverne. Con un'aria sospetta. E vedi che appunto che arriva un'altra... è un cocktail. Un altro elfling. Dice,
Salve, Calua, chi abbiamo qui? Io lo saprei dire con estrema certezza. Sono base Rick di Donerick, mi sono perso con i miei compagni in questi boschi, dobbiamo raggiungere il crano. Ma vedo che qui c'è un lontano da qui. Io sono Finder. È molto buono comunque. Ciao Finder. Ma potremmo accamparci io e i miei compari qui in zona? Certo, c'è anche la festa. Prendiamo grazie a Palstuk. È lui che ci protegge nella foresta. È antico quanto Farwood. Non risponde molto, ma a volte fa dei miracoli. Del tipo? Fa crescere le rocce. Diverte gli alberi. Fa cascare gli alberi così noi li raccogliamo e possiamo accenderli per fare il fuoco. Basta che viva. Ci protegge, Varluk. Bene. Chiamo i miei compagni, allora ci accamperemo qui per la notte con voi. Tipo faccio cenno di arrivare, ragazzi. Ah, fai cenno? Beh, quell'altro è tornato a cagare, arrivo. Faccio Vlastuk, vieni qua. Ti era mai capitato di vedere una cosa del genere? Di vedere tanti piccoletti o vedere quel coso? Quel coso là. Sai, piccoletti, bene o male, ho già incontrato halfling un po' più civilizzati, a dire il vero, ma questa cosa non l'avevo mai vista. Che diavolo. Posso fare un tiro di conoscenze, intelligenza? Guarda, mi fai conoscenze natura. L'hai detto con la voce dell'Hatching. Sì, ormai sono entrato nel personaggio. Conoscenze natura, c'ho almeno uno cazzo natura. Allora, cosa ne pensi, Velastruc, di questo? 4. Non so che cosa sia. Danno vita all'oggio? Va benissimo. Non lo so, siamo molto lontani ancora da Crownwall e qui forse potremmo trovare riparo, anche se dirti il vero questa cosa qui non mi dà per niente sicurezza. Beh, non ha schiacciato questi piccoletti perché dovrebbe ammazzare noi, non stiamo facendo niente di male. No, lo so. E preferisco dentro... questo a quei vampiri. Sono sempre sull'attenti, lo sai, mi conosci ormai. Dove... pensi che sarà finito Radagast? Sarà tornato a cagare, probabilmente era finito. Sì, comunque, ecco, vedete che gli Elfing stanno danzando in doppio a quello che sembra Varluk. E si stanno divertendo, nel senso sono felici, ballano, sono vestiti come selvaggi, con pelli, eccetera. Ma ora che sto ma il Varluk nome... li guarda come se... divertito, come un padre benevolo. Cioè, ora che so il nome, che si chiama Varluk, posso fare un tiro di conoscenze storie? Sì, vorrei fare anch'io un tiro di conoscenze natura, ad esempio. Allora, fammi un tiro... Allora, conoscenze natura... mi sentite? Sì. Ok, allora, Radagast certo. Col vantaggio, Vlastuk okay. Senza vantaggio. Ma... se vuoi, Basilic mi fa un tiro di conoscenza del cane col vantaggio. Esatto, è quello che volevo fare, infatti. Stavo io ho fatto dire... 20. Ah! Io porporo lollo. Ho tirato anch'io nel mentre. Bello. Perfetto. Ma questi dati sono proprio dalla mia parte, Dio mio. Nel frattempo no. Sto ricaricando... Secondo me... hai cambiato l'impostazione per farmi fare tutti i tiri di merda. Sicuro, guarda. Allora, Radagast, yeah. Te sei di fronte a proprio me. Un elementale della terra antico. Mm-hmm. Oh, minchia. Sì, ma appunto ce ne stanno molti Farwood, sono antichissimi. Eppure... sembra pacifico, anzi ha preso in simpatia questo insediamento di Elfling. Mm-hmm. E pare che stia prendendo cura. Mi giro verso gli Elfling, quello che c'è vicino. Insomma. Finder. Salve! Sì. Uè! Volete mangiare? Uè, schizzetto, sì. Ma senti un po'. Come l'avete trovato lui? Vabbè, noi cercavamo una casa. Cercavamo per Farwood. Dopo che il nostro villaggio a sud è stato distrutto da Regina Strega. E... da chi? La Regina Strega. E chi è?
ti guardano tutti e cala un attimo il silenzio, come se tu avessi tirato fuori l'uomo nero dall'armadio. Uh-huh. È la strega che succhia il sangue e abita a est di qui, nella palude. Manda le sue creature fatte di scaglie, zanne e gli uomini rana a cacciarci. E abbiamo trovato rifugio in questo santuario. Parluk è vecchio, molto vecchio. Non riesce a muoversi, ma fa quel che può per aiutarci. Beh, vecchio è vecchio, sicuro, fidati. Più vecchio di te. senti, quindi lui va protetto. Lui, state vicino a lui. Io mi avvicino a Parluk, mi avvicino. Datemi da bere. Mm. Bene, ti offre questa specie di sake, vedi che bene o male molto un liquore molto dolciastro. Questo lo facciamo con le radici e si trovano sotto Parluk. E poi vedete che c'è selvaggina, radici cotte, e vedete ci sono vari focolari con il cibo, i vari elfling che nella loro lingua parlano, eccetera, eccetera. Io sono sincero, io andrei a riposare, se a voi non dispiace. Il primo turno voi riposate, io rimango un attimo sveglio qui. Plastuk, brindiamo! Ma cosa si dorme, no? Si brinda! Io prendo anche un bicchiere e mi avvicino verso il bestione. Prendiamo un bicchiere? Ma gli vado sotto, cosa fa lui? Vedi, ti guardo. Sei molto antico tu. Non sei un elfling, non sei un uomo piccolo. Sono un umano grandissimo. Cosa? Barlunga. Ti lo guardo ancora e faccio. Sei allo stremo, però le tue energie vitali sono al minimo. Vorresti uscire da qua, vero? No, il mio posto è qui. Neanche per difendere i tuoi amici vorresti essere più libero di muoverti? No. Bene. Umani combattono. Umani uccidono. Foresta cambia. Ma Parluk rimarrà qui. Chiedevo. Ho combattuto. Ma te, ma non è cambiato molto. Per una e volta. Non cambierà molto. Che potresti fare in barrio di cassi tua? Guarda ancora e li faccio. Beh, la foresta è minacciata, come saprai, ci sono entità e battaglie mostruose. E io sono troppo vecchio, vecchio. Ma abbiamo bisogno di entità come tu, come te, per riuscire a fermarle. Volevo soltanto aiutarti, perché un giorno ci sarà da difendere questa foresta. E potremo essere alleati io e te, no? Purtroppo, Elfling alto. Umano, sì, non è frigalto. Non voglio più combattere. Non anche mi interessa. La foresta. Va bene. Chiedevo. La foresta. È stato un piacere, Parlunga. Parluk. Goditi. Mi avvicino verso Plastuk. Il bestione di roccia. Non ce la fa più, lo abbatteranno. Volevo vedere se era in grado di combattere magari in una prossima battaglia. Non sappiamo quello che ci aspetta per queste terre. Queste terre appartengono a noi. Allora, queste terre appartengono a noi legalmente, è l'unica cosa che conta, Dragoni. Non sì, farti domande. Ora come ora non conta un cazzo. Lo so, ma un giorno arriverà il momento in cui dovremo farci delle alleanze, almeno con gli abitanti della foresta, con una buona parte. Direi proprio che è ora di andarsi a riposare. E tipo vado a stendere il mio giaciglio e mi metto vicino a un fuoco caldo. Sì, la notte, cioè, meno male, vedete che i vari elfing rientrano nelle loro capanne, nelle loro abitazioni scavate nella roccia. E non, cioè, nel senso, vi invitano all'interno, hanno scaldato l'ambiente con un piccolo fuoco. E non insomma passate la nottata in maniera sì, io
gradevole. Non fumi dell'alcol. Un po' ubriaco. Super ubriaco. Vedi, vedi il Radagast è tipo sfatto in mezzo al pentolame, alle ceneri del banchetto, veramente sbronzo. Forse è il caso, uomo alto, che tu smetta di bere. Stai zitto, allora ti dirò una cosa. Tu mi hai ospitato qua. Giuro su Dio che vi aiuterò a riprendere la vostra casa. Qui lo giuro, e qui lo dico. Grazie, uomo alto. Adesso portami a letto. Sono stanco e sono ubriaco. È anche troppo grande per me, non riesco a trascinarti. Sto per cadere, sappilo, ti sto avvisando. No. Oh, fammi un tiro salvezza sulla Costituzione. Ok. Halfling è morto, sarà 3, 2, 1. Spappolato. No, no, non riesce. No, vedi che per poco ti gira la testa e cadi sorpresa appunto a terra, boom. Ah, vengo. Vabbè, dormiamo a questo punto fino all'indomani. Sì, sì. E il giorno dopo. Sì, il giorno l'alba dopo. E gli vedete? Uccelli stanno canticchiando. Sì, proprio alla Biancaneve, no? Con i coniglietti, il falco, il tasso che escono nella foresta canticchiando, no? Tipo sì, mi sveglio, mi avvicino verso Radagast, svegliati druido, anche tu Vlastuk. 5 minuti. Mi serve una mano, mi serve una mano, mi servirebbero delle erbe. Per la erbe di... il mal di testa. Avanti druido, so che ce la puoi fare, alzati. E tipo intanto faccio, muoviti tu, andiamo Vlastuk, non c'è tempo da perdere. 5 minuti, mamma, 5 minuti. Tiro uno sfiatello alcolico al drago. Vedi che Vlastuk, ti riprendi immediatamente perché appunto ti arriva questo lezzo misto ad alcol e ti risveglia come uno schiaffo nel viso. Ci sono, sono sveglio. Bene. Devo vomitare. È stato un piacere essere ospitati da voi, guardando Finder. Ti ringrazio. Fate attenzione. Ci sono cose sulle strade, succede negli ultimi giorni della foresta. Sì, riprenderemo la strada. La foresta non sta rispondendo più a Farluk. Farluk non ha più controllo. Fa molta fatica. Farluk è veramente debilitato, aiutatelo. E tipo direi di incamminarci verso la strada elfica di nuovo. Sì, andiamo in basso e poi riprendiamo per la strada elfica. Sì, rientriamo sulla casella successiva, ma sulla strada elfica. Benissimo, sì, quindi qua. Bene, vedi, appunto vi lasciate il villaggio, vedete Elfing che stanno andando un fiumiciattolo a raccogliere qualche pesciolino, a lavare qualche straccio, altri vanno a cercare bacche nella foresta, saltando da un ramo all'altro. Vi lasciate tutta questa immagine bucolica e appunto vi dirigete di nuovo verso la via elfica, quindi attraversate tutti gli alberi, qualche collinetta e vi ributta di nuovo nella foresta. E... seguite semplicemente la strada? Sì, per fare prima. Continuiamo sulla strada. Ecco, seguite, ripeto, il percorso. Il paesaggio è ormai abbastanza familiare, no? Uh-huh. Quindi, seguendo la strada, vedete appunto che la foresta, andando verso ovest, incomincia a diradarsi, è molto meno fitta. E anche la via elfica sembra meglio mantenuta rispetto all'interno. Sì. Stiamo avvicinando a Crowell. Sì, esatto. E vedete che per la alla fine della giornata arrivate esattamente poco sull'orlo della foresta, seguite l'intera strada e arrivate qui. Nel mentre attraversate la via...
Vi descrivo il che cosa vedete nei cartaci. Esatto. Provate. Allora, quello che, che incontrate passeggiando, vedete che qualcuno, vedete, a questa altezza, quindi a metà strada, sta costruendo un palazzo, mettiamola in questi termini. Dove, scusa? Vede qui, esattamente mentre stai a metà del percorso, in questo esagono, quando la strada sta curvando, al di sotto della strada, quindi curva, rialzandosi leggermente, e esattamente lì, sentite il rumore di qualcuno, di gente che lavora, mani scalchi, vedete sulla strada ci sono tracce, appunto, di qualcosa di pesante come blocchi che sono stati trascinati fino a qui e vanno verso nord. Okay. Verso nord? Sì. Tipo, guarda, stai andando a Els. Dobbiamo raggiungere Crowl, non dobbiamo fermarci a vedere cos'è. No, dobbiamo fermarci a vedere cos'è. Che cazzo che costruisce nel nostro territorio? Non è il momento. Perderemo solo altro tempo. A chiedere non costa nulla. 2 minuti. Ma chiedere la darei. Beh, se vogliamo finire proprio un pasto a qualche brigante o qualche costruttore maledetto. Andiamo. Ci avviciniamo. Quindi noi abbandonate la strada per un attimo. Sì. Nino proprio. Ok. Scendete la strada e vedete che all'altezza più o meno di... ripeto, immaginate la strada è rialzata, quindi scendete e vedete che parti gli alberi sono stati tagliati, diversi, e stavo su un aspetto di appunto stradello, sentiero, esatto. In fondo al sentiero notate che ci sono almeno una ventina di uomini, mani scalchi, sembrano più bassi degli altri, quindi probabilmente nani, perlomeno nani. E alcuni cavalieri, ma non sembrano cavalieri perché non hanno l'armatura completa e sono vestiti di bianco e di rosso con un usbergo a piastre coprendoli il corpo e dei cappucci dorati a cavallo. Sono in 4. Se mi dici così, io faccio un tiro subito su storia. Guarda, non hai bisogno di riconoscerli. Sembrano chierici cavalieri di Mitra. Oh merda. E vedete, stanno costruendo una specie di piccola abbazia. Bene, torniamo indietro? Continuiamo? Noi abbiamo aiutato i cultisti di Mitra, dovrebbero essere dalla stessa parte. Ti do una botta col gomito. Abbiamo aiutato gli eretici. Andiamo via. Gli eretici. Okay. Non ricordo. Ok, andiamo via. Shock. vabbè. Niente, Che cosa fate? Ritorniamo sui nostri passi e ci torniamo il cazzo. Eh sì. Va bene, procedete verso ovest e arrivate appunto e vi do anche, vi faccio notare anche un'altra cosa. Più vi avvicinate a Crowl, più la temperatura si sta abbassando. Cioè, vedete che il tempo è più simile all'inverno e c'è un po' di brina sulla strada. E non dovrebbe essere così perché siamo a ottobre, fondamentalmente. Allora, quindi, chi è che mi vuole mai lassù? Se ben ti ricordi, quando è scesa la temperatura sono arrivati quei vampiri a cavallo. Sì, lo so. Sì. Beh, direi di muoverci se non vogliamo imbatterci di nuovo in loro. Allunghiamo il passo. Sì. Ok, allungate il passo e per un mese vedete che la temperatura è uguale, molto più fredda rispetto a prima. Vedete che è come i primi giorni d'inverno e la temperatura rimane tale. Seguite la via, ma non c'è nient'altro che accade. Cioè, sentite che più vi avvicinate più fa freddo, ma la situazione è tranquilla, è una giornata soleggiata, vedete appunto il sole fra gli alberi, gli uccelli e così via.
non c'è. Quanto ci manca arrivare a Cranwell? Almeno un'altra mattinata. Arriverete per sera, infatti sono già verso le 4 alla città. Quindi un altro giorno... ancora il ritmo, ragazzi. Io proverei a tirare. Io proverei a tirare per fino perché... a ritmo okay. Serrato, sì. Attento. Ok, quindi non trovi che sia strano Blastuk questo tempo, questo gelo non appartiene a questa stagione. Siamo più a nord comunque. Certamente, siamo più a nord di dove siamo abituati a essere, ma mi sembra parecchio freddino. Vediamo un po'. Potevo nascere drago del gelo, no? Potevi nascere lombrico, però. Forse era meglio, meno problemi. Ok, quindi volete fare una marcia forzata? Beh, sì. Cosa ne pensi te, druido? Sì. Ok, vogliamo fare una marcia forzata fino a... cioè così ci si arriva e poi si va a dormire. Senti, stai facendo troppo lo spavaldo per i miei gusti, eh? Forza, va bene. Andiamo. Ok. Il master riesce a recuperare la webcam? Quasi, sto ricaricando... Allora, in realtà... allora ti dico, ci avrò una mezz'oretta di autonomia. Proviamo a rimetterla perché sta ricaricando e diciamo mezz'oretta dovrebbe essere intorno al 50. Non so quanto reggerà perché era da un po' che non utilizzavo la reflex, però sì, sta in dirittura di arrivo. Ottimo. Ok. Appunto, seguite la strada e vi lasciate alle spalle la foresta di Farwood. Quello che voi appunto vedete è che incomincia appunto vedete che a nord, ecco, a nord la campagna è molto brulla, tetra, non pare appunto un ben curata. Mentre andando verso sud, mi vedete? Certo, più bello che mai, limpido. Andando fluido. Verso... andando pensi verso sia il master invece... più bello della storia. sì, ma anche più sfigato, perché avevo ricaricato la batteria. Glielo facciamo un seghino al master, dai. Sì. Se lo metti. Ok. Tutti con le mani al cielo. Andiamo, master. Sì, allora, vedete che... appunto... andando verso invece ovest, tutto la parte di campi, fattorie è decisamente più curato. Uh-huh. E mentre appunto finisce, sta la via elfica, vedete anche molto ben, meglio tenuta. Cioè vedete che le statue non sono divelte, i sanpietrini sono ancora integri. L'ultima volta che sono stato a Cranwell ero soltanto un ragazzo, non mi ricordo più niente, a quanto pare. Tipo, sì, guardando tipo... E tu, Radagast, sei mai stato a Cranwell? Radagast? Beh, sì. Ah, io non ho capito, ragazzi. Ho passato c'è, il volume del c'è, computer. C'è, appunto... tenete conto... Sei mai stato... E lui fa parte del circolo druidico, quindi... Non c'è mai stato. No, c'è stato, sì. Fa parte del circo druidico di Crowwall. Ah, ok, che già c'è stata. Io vengo da lì, sì. Non mi ricordavo allora, questo luogo in questo modo, comunque. Passando, vedete, all'orizzonte, una specie di altissima torre, fatta però di metallo, e poi una sfera appunto in cima. Te, Radagast, non hai bisogno di tirare perché te sei originario di Crowell. Bene o male nessuno è mai riuscito a capire che diavolo sia quell'affare di pietra e metallo che si erge in mezzo alla pianura, vicino alla strada. Alcuni maghi hanno ipotizzato che si tratti di un qualche dispositivo per...
osservare la foresta, ma nessuno è mai riuscito a entrarvi. O perlomeno, alcune spedizioni hanno provato a entrare all'ingresso, ma con ben poco successo. No. Beh, dico a loro quel che so riguardo a questa torre, cioè quello che mi riferisco. Pietra e metallo. Faccio un tiro su, su Arcano. Io posso fare un tiro su intelligenza al massimo, non è il mio forte sta roba. No, allora, mi puoi fare un tiro di arcano con lo svantaggio, perché non hai più pallida idea. Quanto? 1. Allora, ti avevo detto il vantaggio, Bubba? Sì, ho più 5. Ok, 24. Allora, sai che la torre a est di Crowell è ipotizzato essere un osservatorio per costruito probabilmente da qualcuno ben prima degli elfi per tenere sotto controllo l'intera area in uscita dalla foresta. Sai che alcuni maghi dell'Accademia, alcuni tuoi professori dell'Università di Magia di Donerik hanno provato a interagire e con alcuni incantesimi sono riusciti a far muovere alcune delle lenti all'interno. Però diciamo che la teoria più accreditata sia una specie di osservatorio, ma non equipaggiato per guardare le stelle, bensì guardare l'area circostante e tutto il resto della foresta. Ma oh, non hai ancora... Mi avvicino alla torre, c'è la un ingresso? Torre... Tenete la torre, è a 0.5 chilometro da voi, quindi dovete abbandonare la via, andare lì, c'è un sentiero Io ragazzi vi abbandono un attimo, torno subito, scusate. Druid, che cosa volete fare? E soprattutto fra un po' dovete fare un tiro di salvezza sulla Costituzione, dato che state marciando ed è quasi sera. Sì. Preferisce raggiungere Crowell o andare a vedere la torre? Ma la torre chiesto. Ormai è un mistero per tanto tempo. Per tutti potrebbe esserci utile se solo riuscissimo a capire come funziona. Chi vorresti andare a vedere, a visitare? Beh, non ci sono mai state personalmente. Rimane uno dei miei desideri da mago. I miei professori ne parlavano spesso. Il mio gran maestro spesso mi parlava della torre di Crowell. Diceva che fosse in grado e permetteva di riuscire a vedere ogni angolo della foresta. Almeno è quello che supponevo. Potremmo andare a vedere. Si potrebbe. Anche se sono un po' stanco. E sentiamo cosa vuole fare anche Blast. Se vuoi possiamo comunque raggiungere Crowell e tornarci domani mattina. Avrei voluto per me non è un problema. Se non fosse per i ribelli che hanno massacrato tutti i miei maestri. Si può fare, io ho bisogno di dormire un pochino perché sono un po' stanco, mi devo ancora riprendere dalla sbronza di ieri sera. Dobbiamo incontrare Raskinovich. Sì, sarebbe dell'idea allora di andare in città. Ci andremo domani. È meglio andare in città stasera e poi domani. Bene. Se vuoi si può tornare qua. Sì. Magari in condizioni migliori. Certo, certo. Non sei in grado di reggere un'altra marcia per arrivare fino alla torre. Arriviamo a Crowell, arriviamo in città che è molto meglio. Leggere molte cose in questo momento. Ok, aspettiamo un secondo, Luke, perché intanto mi potevi fare un tiro di costituzione. Io, no? Sono più di 8 ore che continuate. A passo svelto con i polpacci di fuoco. I polpacci bruciano come... Tiro salvezza sulla costituzione. Ho fatto. La Madonna. Ok, non vi sentite affaticati, cioè siete un po' stanchi, ma potete continuare a camminare. Non so come mai Vittorio 49497 ci dice il Vaticano è in fiamme. Ciao Vitto, lo so io perché. Sì, bene, bene, importante che è importante che... È il titolo di una canzone. Il titolo di una bellissima canzone. Che hai scritto tu, immagino. Il Vaticano in fiamme. Comunque intanto io sono guardo, continuo a fissare la torre da distanza mentre mi allontano e vado verso la città. Chissà quali segreti potrà nascondere. Arriviamo a questa città,
Dobbiamo parlare con il comandante Lord Comandante Raskravich. Sì. Che in realtà è il conte Crowrich. Lord Comandante. Quindi aspettiamo un attimo Luke per il tiro di che vabbè, speriamo non sia morto nel bagno. Capito. Ok, allora supponendo che, anzi se no tiro io per lui. Sta facendo un bambino Luca. Da partorello. Ok. Come hai detto? Tiro io per Luke, se non è un problema per voi. Blastuk. Radagast Blastuk, ecco qua Blastuk. E no. Costituzione. Ok, avevo tirato per te, ma puoi ritirare Costituzione per vedere se vi affaticate. Chiedo scusa, ma il dragonide non sta proprio bene. Mi sa che il druido gli ha passato qualcosa. Ti ha passato sì qualcosa, vedrai. Costituzione. E non è gonorrea, non è AIDS. Esatto. 20. Però te non, hai, non senti fatica né altro, proprio... a dritto come se non è troppo forte. Che allora... polpacci, che polpacci. Senti, uè, prezzemolo, portami spalla, va. Beh, noi prezzemolo davvero con quel draghetto. Sei a casa di Rohan. Se non una stalla quanto... di paglia dove i briganti di paglia bevono paglia. Quanto mi ci vuole per tirarlo su? Devo fare un prova di forza, no? No, nel senso mi cosa è pigro, ma che in realtà ce la fa perché non è stanco. Non è stanco, cioè nel senso sono un po' stanchi ma riescono a tenere il passo, mentre te proprio senza alcun problema sei abituato a... a marciare. A marciare. Divento comunque superati tutti la prova. La schiena. Vai. Vabbè. Va bene, puoi usarlo due volte al giorno, è passato un giorno, sì, quindi hai un'altra... prego. Cioè, sì, 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 forma animale. Sì. Sì, sì. Divento uno schiaffo risalgo sopra la spalla. E gli faccio quindi spettolesco. Pensavo di cantarmi una canzone di Chipman, che non lo so io. Porco Dio. Alvin Superstar. La vediamo la città o no? Porta. Allora, no, vedete... No, se allora... abbiamo solo camminato e visto cose assurde. Voglio entrare in città, se permette. Se mi permette di scrivere, anzi, non c'è neanche bisogno di scrivere. Attraversate appunto questi campi pieni di... viti, campi coltivati e fattorie e vedete i torrioni di Crowall che non dovreste... ha caricato sottofondo. A me caricherà tra un'ora, ok, canzoncina di sottofondo, ha detto scansati, aspetta, vuole canzoncina, ci vuole canzoncina sottofondo, bellina. Eccola, Cranwall! Un momento, Ok, ci... vedete appunto... poi tra bella l'altro... Bella grossa, ragazzi. Beh... grande, ma non grandissima. Ok, la musica... Perché ci sono insediamenti ben più grandi. Donne di tra l'altro, grandi. Decisamente molto più grande. Molto, mezzo, ma molto più grande. E un attimo, perché... chiaramente potete muovere liberamente... i vostri token all'interno, vi mostro precisamente della mappa, vi mostro all'interno dove siete. Sono l'Attack of the Giants, cioè il mio token è più grosso della mappa. Distruggo le mura. Un applauso al master. Sì, sì, fate un applauso al master. Castello Nido del Corvo. Riferimento a Saskid Valhalla? Scusate, ma io non riesco a leggere quello che c'è scritto. Ho proprio un problema col computer. Allora, c'è, te lo descrivo io. Allora, c'è il quartiere delle gilde commerciali. Poi diventa un bel parolone riuscire a leggere, in effetti. Allora, puoi zoomare, ma se volete vi leggo io. No, infatti... Poi abbiamo il quartiere delle concerie e macellerie. Non ce la fa. Mercato degli schiavi, che è la piazza, diciamo, la prima piazza che incontreremo, a quanto pare. Poi abbiamo quartiere mercato dei vini,
No, il, la prima piazza che incontriamo è quella di macellai. Sì, 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 macelleria, però dico la prima piazza. Dico la prima piazza che incontreremo sarà quella del mercato degli schiavi. Ah, ok. Poi abbiamo quartiere e mercato dei vini, abbiamo il distretto degli schiavi, che giustamente sono chiusi in capanne. Sì, sapete che buona parte dell'economia di Crowrich trae la sua fortuna dall'usare schiavi, non solo con vendere schiavi, ma impiegarli anche nelle fattorie a prezzi stracciati. Bastardi, è il motivo per cui fanno concorrenze come a Donerick. Qualche schiavo lo compriamo a questo punto dopo. Mm-hmm. Poi, piano di soldi. Abbiamo il tempio a nord-ovest, abbiamo il tempio a nord-ovest, abbiamo il nord-est, scusate, il tempio di Mitra. Poi abbiamo la guarnigione, ovviamente, che sia il quartiere generale delle milizie, la cittadella nobiliare, sì, alla base del castello del Nido di Corvo, e poi abbiamo il castello del Nido di Corvo, che è in un'altura abbastanza oscuro, tetero, con un piccolo sentiero che lo porta in questo altopiano, sì, sterile. E soprattutto l'orgoglio della città. Prigione, vabbè, la prigione conta ben poco, dai, ci finiremo e basta. È considerata una delle prigioni più inespugnabili al mondo. Vabbè, perché è il buco praticamente. Sì, più o meno. Ok, tipo una prigione messicana, tipo il buco all'Ueco. Dove non puoi scappare. E l'olio com'era il nome del film? Non mi ricordo, mi chiamava Ueco, anzi il buco si chiamasse il film, no? Che era un film spagnolo, argentino, non mi ricordo. Comunque entriamo, dobbiamo andare dal signor Russ, il Lord, che lui immagino dimori nel castello del corpo. Mi devi dare i diritti, Percy, se no non posso muovere il token. Ok, scusate, ve li do immediatamente. E poi chiaramente una taverna, intanto? Sì. Alla locanda della Vergine? No, andiamo al carro del... Ah sì, scusami. Scusa, dammi un secondo, ti do i... Ecco, non mi apriva la... Presenta il personaggio da Blastuk. La locanda della Vergine. Io vado alla locanda della Vergine, signori. C'è solo una locanda, buba, vai, quella. Era quello di... Beh, se puoi andare dormire anche nel coso, nel distretto degli schiavi, ti danno un giaciglio e due frustate. No, al massimo le prendono. Capito. Diventa e poi a sud il circolo druidico a cui appartiene Radagast. Beh, tipo rivolgendomi a Blasto, che dovremmo riposarci, c'è una locanda, si chiama... Dov'è, scusa, Percy, scusami? È a sud. Dov'è il circolo druidico? Esattamente angolo sud-est. È fuori dalla città. Fuori dalla città. Ci vado nella notte, vado lì a dormire io. Ok. Ci andrai appunto nella sera. Vuoi entrare nella città con Blastuk e Vaserich? Sì, sì, entro con loro in città, certo. Dovremmo trovare una locanda e andarci a sistemare. Per qualche moneta potremmo rifucillarci. Se volete potrete venire con me nel circolo, mio circolo druidico. Anche, però per il momento entriamo e vediamo di rilassarci un attimo. Preferirei la locanda, poi vi spiegherò i motivi. Ma vabbè. Voi, io comunque andrò a dormire nel mio circolo, voi... Lo fate il cazzo che vi pare. Ok, quindi dove volete andare innanzitutto? Alla locanda, ma dalla porta le guardie ci fanno passare... Vedete che non ci sono questi enormi cancelli di acciaio con quattro guardie che controllano gli ingressi dal torrione. Chi siete? Forestieri. Cosa volete? Un fiorino. E sono Radagast. Radagast. L'ubriacone del circolo? La vergogna di tutto il circolo? Prego, entra. Vieni qua giù e parlami dietro nel muso. Vieni qua giù. Sei troppo divertente a lasciarti fuori dalle mura. Entra pure, idiota. Ecco, a posto. Lo seguiamo anche noi. Beh, faccio così, sì. Guarda. Quindi vedete che con un sistema si alza tutta la saracinesca di questa città ed entrate all'interno. Dal basso lo guardo così. Con la mano... Ti manda a fanculo,
Prima o poi arriverò lì in alto e ti farò tanto male. Quando sarai sobrio, cioè mai. Tutte le guardie, vedete, appunto, sono vestite con questa tunica di scarlatta, color scarlatta e nero, i colori della, appunto, la città di Crowell. E mentre, appunto, attraversate il portale, vedete che ci sono, c'è una piccola folla che si sta accumulando e vedete tre druidi, di cui uno è il tuo maestro, Radagast. Come si chiama? Percy. Sì? Devo tirare un numero, un nome così al volante proprio? Oppure Iginio. Lo posso inventare? Iginio. 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 Iginio, bello, bello, mi piace Iginio. Vedi Iginio, il tuo maestro del circolo druidico, che sta discutendo in silenzio con le braccia incrociate, e altri due druidi più di rango inferiore a Iginio, ma più esperti di te, okay. Li conosci, okay. Stanno discutendo con 4-5 chierici di mitra, li notate perché hanno appunto queste tuniche bianche e rosse, dice, e stanno urlando appunto riguardo al festival annuale dell'abbondanza che protegge la città e garantisce la bontà dei suoi vini. Non per chierico pensano, non permetteremo che una festa così blasfema, dove sacrificate esseri umani innocenti, avvenga in questa città. Noi, umili servitori di Mitra, non lo permetteremo. E fatto, ma che ne sapete l'altro? Ma che ne sapete voi delle nostre tradizioni? Siete arrivati qui, ma per secoli, quando Crowell era semplicemente quattro mura su uno sperone di roccia, e non la città che oggi che abbiamo vegliato. E sappiamo meglio di noi che cosa è in grado di fare la foresta. Quindi lasciateci stare. Che cosa fate? Beh, io mi avvicino al druide e faccio: non sono affari nostri, almeno per il momento. C'è il tuo maestro che appunto... Io mi avvicino. Signor maestro Iginio. Vaseric, è un... Radagast! Qua sei tornato finalmente. Sono tornato. Ti guarda... Ho delle brutte notizie. Ne parleremo più tardi. Volevamo parlare stanotte, per favore? Sì. Se parli in questo tono, è probabile che la faccenda sia piuttosto grave. Sì. E... Ma... Cosa sta accadendo qua? Cosa vogliono questi chierici? Lo sai? Dice, ehi, non ignorate come se non ci fossimo. Portate rispetto all'arciprete del tempio. Sì, vedi, sì. questo ometto un po', hai presente Mingherlino col naso aquilino, no, che molto basso, secco, che è circondato da due chierici cavalieri e da altri sacerdoti con capo coperto. Ha detto arciprete, mi è venuta la pelle d'oca, quelli del gatto, capito? Portaccio maledetta. Sì. Cioè, si sta trasformando, questa campagna si sta trasformando in Don Camillo e Peppone comunque. Esatto. Ok. Druidi comunisti versus chierici di Mitra. La democrazia cristiana. È vero, eh. Con la faccia e il martello dell'abbondanza. Ma ecco. Vabbè. Mi giro verso gli altri, verso Vaseric e Vlastuk. È un bel bordello. L'ho notato, ma se ci perdiamo qui nelle questioni personali della città finiremo a perdere molto tempo. Noi dobbiamo incontrare Ras, Lord Ras Crownwich. Lui no, lui può stare qui a fare le sue cose. Tipo, sentite, andatevene! E praticamente i chierici sputano sui druidi. Tipo, guardo il maestro dei druidi, le faccio, si faccio salve Iginio, non reagite, reagite, guardo, sì, salve Vaseric, pulisce, lei è il gran maestro Iginio, giusto? Sì, sono io, figliolo.
può aiutare un povero vecchio a uscire dalle mura. Non, quanto pare non siamo ben accolti qui. Non ti preoccupare, vi daremo una mano se questo è quello di cui avete bisogno, ma prima avrei bisogno di un vostro aiuto. Vorrei pernottare e poi avere l'accesso al castello per incontrare Lord Russ Crownwich. Quali affari vi portano da Lord Russ? Affari personali, per lo più legati a una nostra, a un'eredità che abbiamo ricevuto ultimamente. Poi... Sentito sussurri nella foresta che Raven arma dei nuovi padroni. Siete per caso voi? No, non siamo noi. Fammi un tiro di ingannare, di raggirare, anzi. Più sincero di così. Ragazzi, mi allontano un secondo, scusatemi. Prego. Guarda che torna a cagare dietro una... Sì, dietro una capanna ora però. No, no, sta in mezzo alla strada proprio con le signore che coprono gli occhi ai... Quanto hai fatto? 11. Hai fatto? Quando ciò a ingannare ho la bellezza del più. No, ti ha già calcolato. Ah. Quindi... Ti sei scaricata la webcam per... No, di nuovo, no. Vabbè, vabbè. Okay. Sì. E io sono la coccatrice che ha fatto uova di drago. Non c'è bisogno, lei si vergogni, Lord Vaserich. Mantenere un profilo basso quando si è al di fuori dei propri possedimenti è il principio. Mi avvicino io. Manterrò il segreto. La ringrazio, maestro Eugenio. Mi avvicino io e gli porgo la mano come saluto. E gli faccio... Io sono l'altro Lord che... Lord Vlastuk, se non sbaglio, della famiglia dei Vlastuk. Dei Tagath, esatto. Or dunque, volete accompagnarmi al circolo? Certo. Potremmo scambiare le chiacchiere. Potremmo pernottare nel vostro circolo, se per voi non è un problema. Beh, se non vi dispiace dormire fra capanne e foglie, siete benvenuti. Anche se vengo da una casata nobile, sono abituato a dormire praticamente per terra. Ancora meglio, nobile discendente dei draghi. Purtroppo siamo un ordine piuttosto spartano, come Radagast può ben testimoniare. Non abbiamo tempo per le ricchezze, dobbiamo vegliare sulla foresta. Il circolo della luna non può permettersi il lusso di rimanere fra le mura. Pattugliamo, nel frattempo tornate indietro verso il cancello. Non ci possiamo permettere di oziare, soprattutto ora che la foresta è inquieta. Da molti anni non succedeva. Sappiamo. Anzi, beh, abbiamo un contratto. Sì, si guarda intorno, Eugenio, Eugenio e gli altri due discepoli del circolo della luna. Guardo Eugenio, li guardo e faccio... Avrei in mente una cosa da proporle, maestro. Sentiamo, figliolo. Se noi vi aiutassimo a fare la vostra festività e cacciare i cultisti di Mitra una volta per tutte, sareste disposti ad aiutarmi a possedere il cuore della foresta? Ti guarda e fa: hai una faccia tosta, figliolo. Beh, questo non di certo non mi manca, ma possiamo venirci incontro. Vi aiuteremo a riprendere il controllo sulla città, delle vostre tradizioni, delle vostre festività, e così io invece sarò in possesso, insieme agli altri lord, del maniero del cuore della foresta, che sarebbe il posto più sicuro dove tenerlo. Al momento da voi non sarebbe un'ottima scelta, visto che i cultisti vogliono levarvi e farvi la festa. Beh, diciamo che sono un po' chiusi di mente. Non accettano certe tradizioni che garantiscono la sicurezza di ognuno. E se io le dicessi
di spostare il vostro circolo da noi? Riguardo un'offerta. Beh, un'offerta generosa. Potremmo ponderare, dato che qui non siamo più benvenuti. Ma qualcuno dovrà pur prendersi cura dell'antico albero del circolo. Antico albero? Sarei tentato, ma chi se ne prenderebbe cura? No, ha pienamente ragione, Gran Maestro. È come potrei spiegarlo a voi? È come se ci fossero centinaia e centinaia di vene sotterranee all'interno della foresta, e tutte molto profonde, tutte sottoterra, ma in quel punto noi possiamo essere in comunione con Farwood. Diciamo che è come se fosse un nervo scoperto che possiamo con cui possiamo entrare in comunione. Ma la lingua degli uomini non rende il concetto. Maestro, ho un'idea. Dimmi, Radagast. Qualcuno di voi potrebbe trasferirsi però nel frattempo e qualcuno rimanere qui. Questo sarebbe possibile. Ma col seme della foresta sarebbe possibile spostare l'albero? Dici il cuore della foresta? Il cuore, scusate, il cuore della foresta. Beh, non ho mai potuto assaggiare, ma se le leggende sono vere sarebbe ben piccola cosa di fronte al potere del cuore. Quindi probabilmente sì. Mi giro verso Vaseric. Io ammazzo Julian, sappilo. Io ti guardo, se ti faccio. Avevamo in mano un grandissimo potere. Ma è andata a finire così. L'importante è che riusciamo a riprendere il cuore della foresta. Ma intanto dovremmo riposare, perché domani mattina dobbiamo incontrare Crownwitch e ho intenzione di ascoltare la sua proposta una volta per tutte. Sì. Maestro. Dimmi, Radagast. Potrei tanto siete usciti fuori dalla... Siamo tipo qua. E state attraversando appunto le fattorie per tornare appunto a... Al circolo. Tornare al circolo. Vedete che vari contadini, ci sono schiavi che lavorano come afroamericani nei campi di cotone durante la schiavitù negli Stati Uniti, che lavorano e la terra, le viti, tutti i vari ortaggi, prendono cura delle capre, delle pecore, e alcuni contadini che li frustano con la frusta spinata, e poi subito dopo salutare allegramente il tuo maestro Iginio e discepoli scambiando due parole. No, vedete tanta ipocrisia passando in mezzo a queste fattorie. Io non capisco perché vi vietano di poter sacrificare persone quando le persone le usano come muli. Beh, in realtà anche i cultisti di Mitra si stanno opponendo alla schiavitù a Crowell. E beh, probabilmente ci riusciranno. Questa è una cosa molto buona, non trova? Sì, ma potrei anche essere d'accordo con le schiavitù, ma guardano il tutto da occhi che non hanno mai posato realmente oltre il loro sguardo, oltre il vero di ciò che nasconde Farwood. Violenza primordiale. Pura violenza primordiale. Quando sarà sotto pieno controllo, no, del nostro... del nostro maniero, sarà sotto di noi, eviteremo che questo accada ancora. E tu, un ragazzino, pensi forse di domare la foresta? Non è da solo. Non è il fatto di domare la foresta, si tratta di portare ordine. E ci sono molte cose che devo fare prima di sistemare questa foresta una volta per tutte. Molti ci hanno provato e molti hanno fallito. E anche gli elfi ormai sono troppo... superbi e sulla carta sono il lord di questa foresta, capire. maestro Iginio, e lo diventerò anche con il consenso di tutte le altre città libere e degli abitanti della foresta. Su questo lei può contarci.
Sì, bene, Lord Vasrik. Io sarò vecchio, forse zoppico, però la mia memoria funziona ancora. Voi avete solo un pezzo di carta che certifica, che garantisce il fatto che colui che possiede Ravenarm ha presenza sulla foresta. E chiunque potrebbe accusarvi di aver falsificato quelle carte. Quelle, vede, io sarò vecchio, ma ho visto tante cose in virtù del mio essere anziano. Intanto vedete, si sta avvicinando all'orlo della foresta mentre conversate. La carta ha il sangue hanno senso solo se c'è il potere sotto di essi. Non che mi interessi, alla fine io sono un umile guardiano della foresta, ma la carta ha influenza solo se la mano che la detiene ne ha, altrimenti è solo un pezzo di pergamena straccia da dare in pasto alle pecore. Il vostro culto sta lentamente scomparendo, maestro Eugenio. State perdendo la vostra influenza su queste terre. Ma con i giusti alleati, e con i giusti alleati intendo noi, i signori di Farwood, potreste riavere il vigore e l'auge che avevate una volta, lo splendore dei druidi di un tempo. Circolo della Luna, sì, avremo esatto. Bisogno di due nuovi adetti che seguano i misteri. Non è un caso se Radagast si trova insieme ai Lord di Farwood. Potremmo arrivare a un grandissimo accordo un giorno di questi, non trova? Ti ignoro per un secondo, Radagast, figliolo, perché ti sei unito a questi uomini senza arte né parte? Mi hanno aiutato. Anche il primo che ti porgi la mano come un padrone con un osso d'un cane diventi fedele? Sei un uomo o sei un cane, Radagast? Tutte e due potrei essere, in realtà, maestro. No, Radagast, devi essere un lupo, un uomo cane. Non un cane. Provando a essere un lupo. Mi hanno aiutato, comunque. Mi sono sembrati tanto vi avvicinate sinceri. Mentre conversate. Mi sono sembrati onesti, sinceri. Beh, ma il nostro circolo non ha molte alternative, anche perché Lady Marianne e Russ sono ciechi di fronte a quello che sta succedendo. Troppi chiusi nel loro dolore per capire. Esatto. E poi come posso affrontare da solo io una minaccia del genere? Sì, c'è una minaccia ben più grande. Ma il figlio di Russ... Dan è ben più di questo. Stranamente anche lui è una pedina in tutto questo gioco. Però il Russ non vuole crederci. È un problema. Mi avvicino per interrompere, mi avvicino a Radagast. Bene, ora dovremmo comunque riposarci. Domani mattina dobbiamo andare all'udienza. Dobbiamo... Sì, arrivate appunto al circolo. Vedete questa gigantesca roccia con un albero antichissimo che spunta da esso, che quasi lo ingloba, e varie capanne intorno. E vedete che sotto questa roccia all'albero c'è una grotta con alcune incisioni. Iginio si fa aiutare da voi e degli altri due adepti a entrare, vestono tutte queste tuniche coperte di cuoi verdi, di lino grezzo, e poi cappucci, mantelli e armature di cuoio. Grazie master, mi hai fatto venire in mente una cosa. Mi dirigo verso il capo druidico e gli porgo il mattone con le incisioni. Mica sa cosa c'è scritto. No, figliolo. Ma quando ero un ragazzino fra le strade di Crowell, molti dei furfanti scrivono lettere con questi geroglifici. Ah, gergo ladresco. Probabile. Interessante.
La ringrazio, rimetto. C'è un posto che possiamo accamparci, riposare? Certo, venite, vi introduce alla caverna dove appunto c'è una sala centrale dove ci sono tutte le radici, il calderone e varie bassorilievi scolpiti a modi appunto popoli nordici. Mm-hmm. Con la storia del centro. Guardo maestro Eugene, le faccio una domanda. Lei conosce Varluk? Conosce questo certo nome? Varluk, l'elementale. Sta morendo, ma c'è un modo per guarirlo? C'è un modo per guarire dalla morte? No. Non un metodo naturale per questo. E ogni cosa deve tornare da dove è da dove è venuta. Questa è il destino di ognuno, figlio. Cenere la cenere, polvere la polvere. Mm. Non per noi. Vi offrene appunto una zuppa di funghi, altri ostaggi, mangio poi delle bacche fresche con del formaggio. È il cibo più salutare che abbiamo mangiato tutto questo viaggio. Siete, prego, servitevi. Sentite da questa sala centrale e poi dal corridoio sono venuti varie piccole celle. E sentite un urlo venire da fuori. Che diavolo è stato? State tranquilli, Iginio. È per il Festival dell'Abbondanza. Ovvero? Sacrificano qualcuno, Vasarik. Te sai, Radagast, che te non hai mai partecipato, però sai che quella è la procedura. Farwood è puro caos e chiede sangue. Meglio il sangue di colui che è stato o colei che è stato scelto dal Circolo alla Luna piuttosto che un innocente per la via. Ragionevole. Un piccolo sacrificio per garantire la salvezza di tutti. Se mi sacrificherei io, ma sono troppo... No, Radagast, tu dovrai... quando sarò scomparso insieme ai tuoi confratelli mandare avanti la tradizione del circolo. Il tuo destino non è quello di essere una vittima di Farwood. Non devi essere un suo pasto, non dovrai saziarlo. Per quello ci sono altri. Io cerco di addormentarmi. Anch'io. Sì, vedete, ci sono già cigli di paglia, cioè veramente molto spartano come ambiente. Perché tanto voglio dormire, perché voglio andare poi all'indomani subito da Ras. Dal capo, via. Mm-hmm. Sì. Quindi andiamo a Nana. Sì. Mm. Bene, la sera chiaramente notte passa e serena, non c'è altro. Arriva il mattino e vi servono come colazione appunto del pane di cereali con varie marmellate di radici o di frutta e una tisana a base di erbe. Prima di arrivare in città mi accingo insomma a raggiungere il maestro Eugenio. Sì, sta sopra alla roccia dove ci sono le rece dell'albero con il suo bastone nudoso a meditare. Mi avvicino a lui e faccio il maestro. Respira in maniera affannosa. La mattina è sempre così. Beh. Ho bisogno un po' di aria fredda. Fa bene prendere un po' d'aria, una boccata d'aria fresca. Ad ogni modo parlerò con il Lord. Con Lord Crownwich, le parlerò della vostra situazione, tenterò di fare da intermediario, ma voglio che quello che ci siamo detti l'altro giorno rimanga tra di noi, riguardante il cuore della foresta. Chi ha il cuore della foresta adesso? Da quello che so io, una driade è riuscita a impossessarla e lo ha dato a qualcuno. A uno dei Lord Vampiri, molto probabilmente, che è in guerra in queste terre.
Maledizione. Maledizione. Lo recupereremo. Però voglio un solo patto. Che sia io per la figa e ti ha rallentato gli Art Lord del Maniero possiamo usufruirne per i nostri scopi. E chi ti fa pensare che tu, nella tua superbia, possa controllare il cuore? Non è superbia la mia, è giustizia. Giustizia per cosa? Per quello che mi hanno fatto, maestro. Per quello che hanno fatto la mia gente a Donerick. Mi servirà per portare i miei uomini a riprendere la città all'interno di Donerick. Con il tempo. Mi prenderò ciò che appartiene alla cittadella dei maghi. Davvero? E voi avete il vostro posto qui a Cranwall. Vi potete riavere il vostro culto e non essere banditi. Vedi, forse, giovane mago, non hai ben chiaro qual è il punto della questione. C'è una guerra in corso, una guerra che non si vede. Una guerra che scuote gli alberi, le fondamenta della foresta, ma nessuno sente. E non capiscono che questo possa portare alla distruzione di Farwood. Se dovrei usare il cuore della foresta, dovrei farlo per un bene superiore. Che va proteggerò la foresta, maestro. Lo proteggerò, ma riprenderò anche Donerick. Questi sono i patti. E voi cosa vuoi, Gandalf, il primo bambito? Lasciami indovinare. La chiave di Orthanc? O magari la chiave di Orthanc? Volevo soltanto la sua approvazione, tutto qua. Perché anche se non la dovessi avere, lo farò lo stesso. Appunto. Ma avere alleati è sempre meglio che avere nemici. Lei non trova? Fammi un tiro di persuasione col vantaggio. Perché persuasione è un discorso ragionevole, cioè voglio farmi alleati con loro. Sì, per questo hai un vantaggio. Voglio essere ben chiaro con lui. Mm-hmm. Appunto, hai un vantaggio. Tira, se vediamo un persuasione. Po'. Tira subito. 18. Ok. Beh, siamo pochi e siamo deboli. Non riusciamo neanche a conservare le nostre tradizioni, figurati, per recuperare il cuore della foresta. Non ho che da accettare la sua offerta, ma Radagast dovrà essere il mio rappresentante. All'interno del maniero, all'interno del concilio del maniero. Lui sarà il rappresentante. Lo avevo già scelto prima che lei me lo proponesse, non si preoccupi, maestro. Io rispetto di quello che state facendo. E immagino che voi lo avete per quello che stiamo facendo a noi, per quello che faremo per questo luogo. È stato un piacere, arrivederci. E tipo mi incammino verso la città. Vedete che appunto vedete la foresta con il circolo, le fattorie, e poi si travedete i bastioni di Crowwall. Allora, che cosa saluto fate? Amanti dei podcast. Grazie. Alla fine ho giocato a LOL, League of Legends immagino. Comunque andiamo verso Castello Nido del Corvo, Certo. Allora sì, ci andiamo solo io e te, però, perché l'invito è stato fatto ai Lord. Non ti preoccupare, lui fa parte nella rappresentanza, lui viene in ogni caso. Capito, Lucertolina? Un po' mi ti pare. Lui sarà il gran maestro druidico del nostro maniero, il rappresentante dei druidi di Farwood. Lui. Così è scelto. Potresti essere il rappresentante dei codardi? Perché hai poche opportunità. No, ho poche scelte. No, vai, tu regola, esatto. Col cazzo che ci sto. Che patti è l'amicizia lunga? Questa è la mia regola, lui fa parte, siccome ha combattuto con noi, lui fa parte del gruppo ed è il rappresentante di druidi, dunque lui verrà a parlare gruppo, con sì. Il Lord. Perché? Tanto successo succederà casino. Andiamo, il primo casino che fa, poi mi incazzo con te, Non ti preoccupare, Radagast manterrà il controllo. Certo, prima andiamo a farci una bevutina. Ecco, apposta. è simpatico almeno, tipo andiamo al castello. Ok, allora muovete i vostri token. Sì, è che c'ho 20 da un'altra parte. Ok. Sì, allora, dove vi dirigete? Al castello?
Sì, detti al, al castello. Appunto, vedete, attraversate questi grandi viali, appunto, dove il quartiere dei mercanti, passate il mercato degli schiavi, dove appunto donne, uomini, bambini di varie etnie sono tenuti dentro nelle gabbie da uomini grassi e facoltosi come animali. E raggiungete appunto il piccolo bosco all'interno della città che racchiude la cittadella dei signori di Crowell e la guarnigione del suo esercito, e vedi appunto questo antico portale di pietra che apre questa scalinata e sale questo gigantesco sperone di roccia dove è il castello. Raggiungete appunto il castello di Crowell, e all'ingresso ci sono tre guardie a cavallo. Chi siete? Lord Vaserick. Presentati, Plastuk, no? O vuoi rimanere in silenzio ancora? No, devo fare da tuo sottoposto, vai. Presentati, dannazione. Io sono una ragazza. Lui è Lord Plastuk, parla poco perché gli è stata mozzata la lingua tanto tempo fa su Ponte Scura. Ponte Scura, c'è ancora il record da quella battaglia? Ormai... Mi dice così la guardia, mi dice così? Sì. Abbastanza, sai? Ho perso mio fratello laggiù, ma questo non è un argomento di cui voglio parlare. Dobbiamo incontrare, certo, Lord Crownwich, abbiamo un invito per lui. Gli mostro l'invito. Controlla. Controlla, guarda, eccetera, eccetera. Sì, Lord Corban, il messo del Conte Crowrich, ha richiesto la vostra presenza, però non mi aveva detto per oggi, ma tant'è. Prego, entrate, vedete che abbassano un ponte levatoio e vi permetto di entrare. Vi accompagno all'interno, vedete che Crowrich è piuttosto... Sì, il castello di Nido del Corvo è piuttosto... appunto austero, cioè abbiamo, non vedete una mappa o... Allora, la mappa non ce l'ho al momento, però vi sto portando dentro. No, vabbè, vabbè. La sto caricando ora. Sei ancora arrabbiato con me, Plastuk? Io lo sto ignorando totalmente. Era molto meglio Julian, dite, sappilo. Greve. Se era per me, il cuore ce l'avevamo. Se era per te? Tu eri sotto l'incantesimo di Julian. Cristo, non dirmi queste puttanate. Vediamo di essere seri. Presentati a modo a Kranovic. Qui ne va del nostro successo in questa missione. Sì, padrone, io essere tuo. Io essere tuo, sì, padrone. Finirò per venderti al mercato degli schiavi. Finirà che ti stacco la testa se non smetti di mancarmi di rispetto. Intanto vi sto accompagnando per una serie di stanze, vedete. Arriva molto spartano, ci sono dei vecchi arazzi ammuffiti, non c'è nulla di, diciamo, di lusso, per quanto i Crowrich sia una delle casate più... antiche e influenti della foresta di Farwood, da se sono stati il primo insediamento del luogo. E appunto vedete che arrivate a una stanza del trono, in punto intagliato a forma di corvo, con due troni più piccoli ai lati, e sembra quasi una stanza proprio modesta, non sembra neanche una sala del trono a rispecchiare il resto del quasi messo meglio palazzo. Poi vedete un uomo piuttosto corpulento, sulla sessantina, ciglia bianche folte, appunto vedete che ha i capelli tagliati come se fosse un monaco medievale. Salve, sono Ertem. Salve Ertem. Sì. Io sono Vaserick.
Sarebbe, questo qui sarebbe il il Lord. Beh, non è il Lord, sono... No, il capo di Mitra. Non sono neppure il capo di Mitra, sono il capo delle guardie del castello. Ah. E beh, non sono nobile di Natali, ma ho un certo peso qui dentro, ti rispondi piuttosto stizzito. No, no, io lo dicevo a te, Pierzi, però va bene. Ah, ok. E dice: se aspettate un attimo, vi annuncio a Corban e a Lord Crowrich. Certamente. Ah, ci fa aspettare così? Beh, ci offre qualcosa. Io non vi avrei neppure invitato, ma Lord... Mantieni un po' di decoro, ti prego. Siete appunto... Ertem è piuttosto infastidito, perché appunto... Ci scusi, Ertem, però andiamo di fretta, se lei capisce. Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con Lord Crownwich. Non sta a me decidere, sta Lord Crownwich. Aspettate qui, e sale, apre questa porta e sale nel torrione. E le guardie fanno spallucce. Beh, da quando il Dan Haas, il piccolo, si è ammalato, sia il conte che Ertem sono piuttosto scorbutici, perdonateli. No, non preoccupatevi, è normale. E appunto, poco dopo Ertem ritorna e fa: il Lord vi può ricevere, ma prego, non è ben disposto, ma meglio che di niente. Avete fatto un lungo viaggio per arrivare qui. Sì, lunghissimo. E intanto salite sulla sul punta la strada, sul torrione, esatto. Mm-hmm. Fatto. Purtroppo il Sire in questi ultimi mesi è piuttosto indisposto da quando... Da quanto tempo è che si occupa delle guardie personali del Lord? Rivolta a lui, se posso chiedere, ovviamente. Da quando appunto mia madre gli ha fatto da balia a Lord Crowrich. Molto tempo. Sono sempre stato un uomo fedele al conte, ed è per questo che ho ricevuto il mio titolo di vegliare, cosa che vi sbatte ogni 5 minuti, facendovi notare che si ha un titolo nobiliare, e me lo sono anche guadagnato con il duro sudore della mia fronte, onestà, duro lavoro, lealtà. Lei è un uomo di tutto rispetto, immagino. Sì, decisamente, non c'è bisogno, figliolo, e tu me lo dica. Facevo per precisare. Sì, allora, arrivate al, appunto, mi muovo la mappa. Sì. Arrivate appunto a questa sala, dove, sì, appunto, piuttosto, forse l'unico posto abbastanza elegante. Questi sono i quartieri del piccolo Dan Haas. Entra all'interno della stanza, vedete che si annuncia Sire, Sua Signoria. Mm-hmm. Certo. Esce fuori all'interno, vi dice: il Lord vi concede solo... parte sbagliata ho messo... Vi concede solo 10 minuti. Ci basteranno. E appunto, vedete che Ras vi invita, Ethrem vi invita all'interno della stanza. Vi rimetto un attimo i token, perché ero in modalità mappa e non miniature. E vedete, vabbè, c'è un uomo... Entriamo dentro. Esatto, e vedete c'è un uomo piuttosto elegante. E un bambino che vedete molto sbiancato, pallido, che si muove, ha degli spasmi del sonno.
E dice: Corban mi ha annunciato che vi avrebbe invitato qui in quanto signori di Ravenharm. Esatto. Lord Vaseric, Lord Tagast. È un piacere essere il suo cospetto. Quando dice Lord Tagast, io mi inginocchio facendole l'inchino, cioè facendo gli onori che si danno a un alto rango. Almeno qualcuno di voi ha un'esecuzione pari al titolo che porta. Bene. In realtà, e si siede a una delle si siede al divano. Non ero neppure interessato a voi. Quello che mi interessava era piuttosto il fatto che può darsi che Ravenharm possa diventare un nostro alleato nella via degli elfi. Ma c'è qualcosa che vi dovrei chiedere in cambio. E quale sarebbe, mio lord? Guarda il bambino. Intanto a me, voi. A me mi si è sputtanata la webcam. Sì, è la serata delle webcam sputtanate. Vedete che il conte guarda e fa: voi conoscete la mano del santo Mattias? Con o no? No. Detta così sui no. piedi, no. No, mio lord, non la conosco, ma sarei molto lieto di... Sì, posso fare un tiro di conoscenze? Storia, sì. Aspetta, perché sto cercando di riattivare la cosa. Allora, storia, tiro. Questo già mi sta sul cazzo a me. È bello, ci ha parlato te col suo messaggero, 13. Lui mi sta molto sulle palle. Allora, sto già odiando. Sai che il culto di Mitra venendo a Farwood si è portato dietro alcune reliquie che si è appropriato da altre religioni, come la Chiesa è l'unico Dio, come vere reliquie di Mitra il Luminoso. Ma appunto non come dicevo, effettivamente non hai mai sentito parlare di della mano di San Mattias. Ok, allora secondo no, non conosco. E cosa sarebbe questa mano di questo santo, mio lord? Chi è costui? Sono io. Allora vedete che Lord Ras apre da vicino al caminetto un bauletto e vi mostra appunto la mano di San Mattias, questa mano rinsecchita appunto con un simbolo, una specie di simbolo, una serie di cerchi con varie iscrizioni. E qualcuno di voi ha il celestiale? No. No. Allora non avete la prova. Avevo qualcosa, ma il celestiale non mi ricordo, lo vedo subito. Non credo, ma guardare non mi costa niente. Io però, io per sì, se posso, faccio un tiro su medicina per vedere se capisco cos'ha il bimbo. Sì, io c'ho il celestiale, ragazzi. Hai il celestiale? Ah, ok. Certo. E faccio un tiro su medicina sul bimbo, posso? Per capire cos'ha. Ok, è nel letto. Da lontano non mi avvicino, Sei. Per te potrebbe, i sintomi potrebbero essere colera, come infezione, come sonnambulismo. Vedi solo un ragazzino che si muove tra gli spazi. C'ha tutto sto bimbo, insomma. Soffre. C'ha tutto lui, poverino. Soffre. Purtroppo dopo 2 ore che parlo fa male un po' la gola. Va bene, io sono celestiale, dunque... Sì, allora, intravedi velocemente cosa c'è scritto sulla mano di questo santo, e sono alcune preghiere
preghiere verso l'unico vero Dio, che affinché protegga coloro che attraversano il velo del sogno. Dice: questo artefatto che i chierici cavalieri di Mitra hanno portato qui a Crowall e che venero, pensavo fosse una soluzione al problema del mio bambino, ma ahimè. Ragazzi, posso intonare una preghiera per suo figlio, Lord Crownwatch? Faccia pure. E inizio a ripetere per diverse volte le parole presenti su questo artefatto. Se vuole posso guardare suo figlio invece io. Leggendo appunto le parole sulla mano, vedi che il bambino si ferma e la mano viene scagliata a velocità sorprendente contro la libreria dietro di voi, come se fosse stata respinta da qualcosa, e poi il bambino ricomincia a tremare. La libreria su cosa? Ha buttato giù qualche libro? No, semplicemente ha sbattuto sulla libreria. È stata respinta come se il bambino avesse un qualcosa che l'ha mandato via quella mano. Purtroppo neanche la mano ha avuto l'effetto. Da quanto tempo suo figlio è in queste condizioni? Un anno ormai, da quando è arrivato il gelo qui a Crowall, e capite benissimo cosa sto parlando. Non è, accendere il camino prima di novembre un Crowrich non l'avrebbe mai fatto, ma anch'io in questi tempi ho freddo fin dentro le ossa. Cosa ha fatto lei in questo anno? Niente, ho governato il mio la mia piccola contea come al solito. È venuto qualcuno di particolare a corte da lei? O che ha interagito col bambino? Non che io sappia. Posso fare un tiro di percezione sul collo? Ok. Così mi è venuta un'illuminazione. Chissà. Ok. 17. Quanto hai fatto? Ci sono due punture sul collo. Vado con la testa vicino all'orecchio di Vaseric. Stavo morso. Stavo immaginando. Il gelo. Il Lord Vampiro del Nord. Beh, era palese. È sotto la sua influenza. Tipo, guardo Lord Cranwich. Di cosa stai parlando? Non può essere quello. Controlli il collo, controlli il collo di suo figlio. Attentamente. Detective Vlastuk. Guarda il collo del bambino. Vlastuk. E beh, sono alcuni graffi, ma no, guardi meglio. Due buchi. Già. Sa cosa vuol dire questo? Ma non scherziamo, vampiri. Lei sa perché c'è questo gelo da queste parti, giusto, Lord Kranovich? I miei antenati, sì, ma sono storie che la mia famiglia cerca di dimenticare. L'artefatto è un artefatto molto potente, se viene respinto è perché c'è una forza oscura su suo figlio. È sotto il dominio di un cosiddetto vampiro, un signore delle tenebre. Deve fare Lord... tipo si vede, appunto Lord Crowrich che si siede vicino al fuoco e guarda le fiamme, e se vedete palesemente inizia lo spiegone. C'è scritto sotto. No. Esatto, lo spiegone alla Kojima. Beh, io non so quale torto i Crowrich abbiano fatto al vampiro che abita nella torre di Moonfrost. Pensavo fossero storie per bambini. Qualche storia inventata da i nostri antenati, che probabilmente erano non più che barbari e che presero queste terre
mentre gli elfi ancora erano impegnati nelle loro stupide faide teologiche interne. Pensavo fossero storie imbellettate per trasformare leggende in qualcosa un po' più sobrio per una famiglia di nobile lineaggio, per nascondere le nostre radici barbare. Ma forse c'è del vero in quelle leggende. Si narra che il mio antenato, Brost Crowrich, uno dei barbari che venne dalle terre selvagge del Ghiaccio Nero assieme a Turomen, avesse preso con il tradimento la terra intorno a Crowall e che abbia tagliato la testa alla sposa di un antico guerriero che che possedeva un tempo queste terre. Pensavo e questa è la maledizione dei Crowrich, ma pensavo fosse solo storia, non pensavo ci fosse un fondo di verità, pensavo che mio figlio potesse essere colto dalla maledizione di Moonfrost. Ma quando è arrivato il gelo, Danas è caduto in questo sonno irrequieto. Lord Cramish, non la voglio interrompere, ma la voglio chiedere: esiste per caso un luogo, una cripta dove i suoi antenati sono sepolti? No, noi li bruciamo tutti. Bene. Allora sappiamo che suo figlio è sotto l'influenza di qualcosa di oscuro. Immagino sia il Lord Vampiro. Mi scusi, Lord, mi posso avvicinare a suo figlio? Certo. Però ci sono anche dei problemi più impellenti riguardo alla mano di Sam Matthias. E quali sarebbero? Si vede, fa un cenno a Etrem. Etrem chiude la porta. Non mi posso spostare, vabbè. Sono in una situazione un po' difficile. La mia amata Marianne, disperata di vedere il nostro Danas nel letto, ha aperto le porte a quei fanatici di Mitra che stanno minacciando il nostro stile di vita. Ma sono impotente perché, mia moglie li sta foraggiando contro il mio esplicito ordine e hanno uomini a palazzo. Poco a poco si sono infiltrati qui dentro e posso contare solo su un manipolo di guardie di ben fedeli a me. Etrem è uno di questi. Potete contare su di lui. Bene. E l'ho rubato. Ho chiesto alle lame d'osso della foresta di rubarlo in mia vece. Pensavo potesse essere la soluzione ai mali di Danas, ma così non è stato. E ora mi ritrovo nella situazione in cui non so a chi affidarmi per riportare la mano al tempio di Mitra. Perci, mi devi fare una cosa. Dimmi. Devo tirare o mi basta guardare per vedere se i buchi sono freschi? Ok, fammi un tiro di intuizione. Comunque un anno che sta in quelle condizioni il bambino. Appunto, proprio per quel motivo. Allora... è morto tutti i giorni la notte. L'ho fatto no, poco. No, non hai... Cioè, nel senso, non hai condizioni mediche da dire... Ok, sono freschi... Sono recenti, ma di uno o due giorni, una settimana. No, infatti. Il sangue è rappreso, ma non sai da quanto. Dunque, Lord Crownwich, lei ci sta chiedendo di riportare la mano al Tempio di Mitra. Esattamente. In maniera perché ho paura che con la situazione in corso i fanatici Mitra attacchino il circolo druidico incolpandolo, ma d'altro canto non posso neanche espormi. Facciamo così. Avrei qualcosa da ridire al riguardo io. E cosa da ridire, giovane druido?
sei rappresentante di Gino qui? Che se dovessi andare anch'io a portare la mano rubata, darebbero colpa al circolo druidico, perché ne faccio parte. Giusto. Beh, ma se il circolo druidico e quei folli sono a bada e da loro e da mia moglie Marianne, e anche grazie alla mia influenza, sono fili flebili. A quanto ammonta il numero dei cultisti di Mitra all'interno delle mura? Almeno 200, e stanno facendo sempre i proseliti. Però molti, molti sono zoticoni. Le posso chiedere una cosa io invece? Quelli che sono stati banditi dal culto di Mitra, cosa c'hanno di diverso? Non mi occupo di queste dispute teologiche, so solo che c'è una diversa interpretazione su cosa voglia dire il sole e la fenice nel loro simbolo, e alcune pratiche come sacrifici umani o il passare delle stagioni. No, ok. Più che altro sulla natura di Mitra. Secondo gli eretici, Mitra è una delle rappresentazioni dell'unico vero Dio, mentre il culto nega ciò. Nega che ci sia solo un dio e quello è Mitra. Lord Cranwyn, cioè quanto ammontano le sue milizie all'interno della città? Le milizie sono almeno 2000 uomini. Quelle fedeli a me, non più di un centinaio. La situazione è alquanto complicata. Esattamente, allora, e sono disposto anche a ripagarvi per questo. Io credo che Blastuk e anche Radagast, specialmente Radagast, voglia vedere il culto di Mitra fuori da questa città. E dobbiamo intanto riportargli quell'artefatto. E in più, se possiamo concordare, le dirò che cerchiamo di aiutare suo figlio a guarire da questo grave male in cui si trova in questo momento. Sì, se aiuterete a riportare la mano di Sam Matthias al tempio senza nessuno lo noti e a risolvere il male che affligge questo castello e mia moglie Marianne. Basta riportarlo all'interno del tempio senza che nessuno lo noti? Esattamente. E poi dovremo capire come rompere la maledizione di Moonfrost. Ok. Ci penseremo noi a riportare la mano. Ti prendo la mano e la do a Blastuk. Tieni Blastuk. Sì, tutto io. Allora, tieni per il primo momento. Non ti preoccupare, poi sì. Ti ragazzi, io credo che si è fatta anche una certa. Sì, direi di chiudere. Tra l'altro è stata una sessione in cui abbiamo dialogato tanto. Abbiamo visto. Avete anche come esplorato tanto. Sì. Esplorato tanto del territorio. Non abbiamo avuto scontri, purtroppo, ma forse per fortuna. E abbiamo, tra l'altro, scoperto la dote innata di Michele di chiacchierare con i gufi del bosco. La sua zoofilia che gli permette di fare anche questo. Abbiamo partecipato a una festa di Halfling, è bello. Ballavamo e bevevamo. È stata una sessione più su roleplay e ci sta. Sì. E anche più densa, direi, perché sono accadute tante cose assieme. Abbiamo scoperto tante cose, tra cui voglio andare subito a quella torre specchiata, meravigliosa, a est di Granwich. Voi che vorreste fare, ragazzi, invece, nelle prossime sessioni? Cosa vi garberebbe esplorare, fare? Magari ficcare una coltellata a quel bastardo del Lord di Granwich, di Granwall? Ma sì, scrivete nei commenti, soprattutto, date suggerimenti anche a cosa Radagast, Blasuk Tagaf e Baseric dovranno fare nel prossimo episodio, e probabilmente nelle prossime puntate ci sarà un nuovo giocatore. Esatto. Quindi, visto che volevamo smuovere un po' le acque, volevamo creare comunque situazioni ancora più piacevoli, no? Come potete notare, certo, uno spazio per un'altra webcam c'è, quindi decisamente. Ragazzi, io direi di chiudere qui la live. È stato veramente un piacere essere qui nel tuo canale, Noob. Grazie a voi per. Sì, grazie ancora per il progetto con gli Immorali. Vi ringrazio. Mi piace veramente tanto giocare a Dungeons and Dragons, perché comunque è un gioco di ruolo a cui tutti quanti noi teniamo. Sì, abbiamo iniziato, poi amarlo, odiarlo,
odiarlo, però magari il tuo gioco di ruolo preferito sarà un altro, ma le radici a cui tutto è partito è quando ai ragazzini entravamo in un negozio. Cazzo, abbiamo già 29 anni, 27 quel che sono. Parla per te. E, sì, io e Bubba andiamo per i 30 e trovavamo quella scatola o quel manuale sullo scaffale. Aprivi e c'era un mondo dentro. Quindi, soprattutto in questo momento di pandemia, Dungeons & Dragons sta rappresentando un'ancora per molti, no? Ci dimentichiamo per qualche ora delle nostre preoccupazioni, ed è questa la magia. Ragazzi, poi va detto che il cappello di Michele è bellissimo, perché è uguale a quello di Samuel Jackson. Non so per chi tipo abbia visto Jackie Brown, un film di Tarantino, aveva un cappello del genere. Dai, io direi che possiamo che possiamo chiuderla qui. Io ringrazio tutti per essere passati, ringrazio il Master per questa campagna che sta grazie molto. A voi. Ringrazio gli altri giocatori che sono pazzi, ma sono perfetti come ma sono. Belli. E ringrazio pazzi, voi per essere venuti qui a guardare la live, e vi invito alla prossima sessione. Ogni Far lunedì. Good. Giusto, ogni dadi e fantasia. Che slogan di merda, infatti. Esatto. Vabbè, è uno slogan che però racchiude la verità. Buonanotte, ragazzi. Michele, però non ci hai piantato un ruttone. Ci avevi promesso che ci facevi un ruttone in live. Non l'hai fatto. Eccolo. Per chiudere il tutto. Notte. Ciao, ragazzi. Buona serata. Buonanotte.